giovedì della signora Giulia di Piero Chiara. Adattamento radiofonico e regia di Alberto e Gianni Buscaglia. Prima puntata. Maccagno! Allora, come andate in pretura, commissario? Noi li mettiamo dentro e loro li tirano fuori. Non se la prenda. Buona giornata. Anche a te, Mario, anche a te. Presente. Agente pulito. Non sarà ancora la relazione che ha infilato nella macchina stamattina. Con rispetto, commissario, ma è da stamattina che cerco di decifrare la sua scrittura. Piuttosto, com'è andato il processo a carico di quella banda di ladri? E come vuoi che sia andato? Li difendeva l'avvocato Esengrini. E allora? Allora ho deposto come testimone delle indagini. Gli ho raccontato da quale debole indizio eravamo partiti, come siamo riusciti a scoprire gli autori del furto e a recuperare la refurtiva in casa di uno di loro. Eppure... Eppure? E sai com'è l'avvocato Esengrini? Gli sono bastate due precisazioni chieste ai danneggiati e al momento dell'arringa gli è stato facile minimizzare i fatti. Così ha ottenuto delle pene irrisorie con tutti i benefici di legge. E i ladri sono già fuori, caro Pulito. E magari al lavoro anche. E il nostro di lavoro a che serve, commissario? Serve a far lavorare di fino gli avvocati. Esengrini però è un avversario coi fiocchi, un vero principe della corte d'assise. Ha tutta la mia ammirazione, incondizionata. E lo sai perché? Perché quando l'avvocato Esengrini discute e sviscera un verbale del qui presente commissario Sciancalepre, nessuna delle mie sottigliezze passa inosservata. Già, però lui vince e lei perde. Proprio una bella soddisfazione. Pulito, io vado a casa a pranzare. Mi aspetta mia moglie e un fumante piatto di tagliatelle. Buon appetito. Ah, le ricordo che nel pomeriggio deve conferire con il questore a Varese. Oggi? Ma sei sicuro? Qua. Io mica scherzo. L'ha scritto lei stesso sull'agenda, come sa. 6 maggio 1955, ore 15:30, questura di Varese, incontro con dottor Rotondi. Se l'ho scritto io, hai ragione, Pulito. E allora devo affrettarmi per il pranzo. E passa da casa mia alle 2, partiamo da lì. Agli ordini, commissario. Commissariato? Sì, un attimo. Commissario, è l'avvocato Esengrini. Venga, forse vuole i complimenti per la sentenza. Commissario Sciancalepre, avvocato. Subito? Veramente alle 15 devo essere a Varese dal questore. È proprio urgente. È per un grave fatto personale. Sì, sono subito da lei, avvocato. Deve essere proprio qualcosa di grave. Telefono a mia moglie, Pulito, e dille che devo rinunciare alle tagliatelle. E poi raggiungimi con l'auto a casa Esengrini. Da lì andremo direttamente a Varese. Agli ordini. Dimenticavo. A mia moglie di che le tagliatelle me le mangio a cena, riscaldate. Commissario, prego, s'accomodi. Mi scusi se l'ho disturbata quest'ora. Non si preoccupi, avvocato. Mi auguro solo che non sia successo niente di grave. Dottore, sono davanti a un fatto grave, gravissimo, che mi sconvolge, che altera tutta la mia vita. Mia moglie, dottore, mia moglie è fuggita da casa. Sua moglie? Ma com'è possibile? La signora Giulia? Perché doveva fuggire? Con un marito come lei, con una figlia, con una casa come la sua? Ma che diavolo mi sta raccontando, avvocato? Mi scusi, ma proprio non ci credo. Venga a vedere in camera sua. Ecco, giudichi lei, dottore. Ah sì, un bel disordine. E non è il disordine che di solito lasciano i ladri.
due cassetti del Trumeau aperti, biancheria abbandonata sul letto, l'armadio spalancato, qualche gruccia vuota, una grossa valigia semivuota. Sì, sembra proprio una partenza organizzata in tutta fretta. E ha notato se manca qualcosa di valore, soldi preziosi? Sì, mancano i suoi gioielli. Tutti. Erano in quel piccolo forziere di metallo sul Trumeau che teneva sempre chiuso a chiave. Già, ma ora è aperto. Mi racconti come si sono svolti i fatti, avvocato? Appena tornato dal processo di stamattina, sono andato nello studio qui accanto per dare alcuni ordini alla dattilografa. E poi sono venuto subito in casa, perché oggi è giovedì. Sì, è il giorno in cui mia moglie va a Milano col treno delle due per far visita a nostra figlia Emilia, che sta in collegio dalle Orsoline. Ah. E così giovedì si mangia presto, perché mia moglie non perda il treno. A me questa sua andata a Milano, che dura da un anno, è sempre piaciuta poco. Ma non ho mai osato proibirla. E come si svolge questa trasferta di sua moglie? Giulia parte alle 14 e torna alle 19.30. Fa visita a Emilia. Va dalla sarta, dalla modista e se avanza tempo dà un'occhiata alle vetrine di via Monte Napoleone. Stamattina però, appena sono uscito per andare in pretura, deve aver fatto le valigie. Due valigie, una grande e una più piccola. Dal portone verso via Lamberti non può essere uscita perché Demetrio, il mio giardiniere, l'avrebbe vista passare. Con quelle valigie non poteva andarsene a piedi. Avrebbe dovuto far venire un tassì. Debbo quindi ritenere che sia scesa in cortile dalla parte del parco, per uscire dal piccolo cancello laterale che dà sulla campagna, dove una macchina l'aspettava. La chiave di quel cancello, che solitamente è appesa nella vecchia rimessa, l'ho trovata nella toppa, verso l'interno. Oh. In questi ultimi tempi non ha notato nulla di strano nel comportamento della signora Giulia? Sì, da qualche giorno era agitata. Stanotte, poi, dalla mia camera, l'ho sentita muoversi continuamente. Evidentemente la fuga era preordinata. Ma deve capire che da qualche mese il giovedì per Giulia è diventata una giornata eccezionale. La partenza per Milano, le commissioni per le amiche, il pacco di dolci per le suore, le cose per mia figlia e chissà che altro. Che altro? Dottore, lei è meridionale e certe cose le può capire meglio di me. Fra me e mia moglie ci sono 20 anni di differenza. 20 anni che hanno scavato un solco profondo. Ha certamente notato che le nostre camere sono adiacenti, ma separate? Sì. Così da più di un anno. Ho 60 anni, dottore, e mi ritengo un uomo come tutti quelli che hanno 60 anni. Ma mia moglie ne ha, per la precisione, 38. E allora? E allora 4 mesi fa l'ho fatta pedinare. E qualcosa è risultato. Poco, in verità. Poco quanto? Il poliziotto privato a cui mi sono rivolto l'ha pedinata per 2 giovedì di seguito. Nel suo rapporto ha scritto che appena arrivata a Milano, in mezz'ora sbrigava la visita alla figlia presso le Orsoline. E poi andava a sedersi nel separé di una piccola pasticceria di Corso Monforte, dove l'aspettava, sa chi? No. L'ingegner Fumagalli. Fumagalli? Sì, quel giovane ingegnere che un anno fa seguì i lavori di ampliamento del porto e che era entrato nel nostro ambiente. Ricorda? Fumagalli. Sì, mi pare. Ma sì, no? È stato anche in casa sua. Mia? Sì, era un po' il cocco delle nostre signore. La moglie del pretore di Luino gli voleva far sposare la figlia. E la figlia del commendator Binacchi, la maggiore, quella più brutta. Ah, sì. Pareva che l'avesse conquistato col suo 500 milioni di dote. Sì, 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 ricordo. Carlo Fumagalli. Sicuro, proprio lui. Beh, in quella pasticceria di Milano prendeva il tè con mia moglie. Chiacchieravano. Una volta lui le prese la mano, delicatamente. E poi? Poi niente. Un secondo pedinamento, dopo il tè, si lasciarono e mia moglie prese un tassì. Il poliziotto la seguì con un altro tassì fino in viale Premuda, dove mia moglie si fermò e scese. Ma proprio in quel momento un camion si frappose fra le due auto e il poliziotto la perse di vista. Ecco, tutto qui.
Poi non ho più voluto continuare le indagini. Speravo che con la fine dell'anno scolastico cadesse anche il pretesto delle gite settimanali a Milano. E speravo anche, nell'estate, di riconquistarla con una lunga crociera. L'illusione di tutti i mariti disgraziati. Avvocato, da questo momento attivo le indagini per rintracciare la signora Giulia. Ho bisogno di una querela. Ah, già, già, la querela. Vediamo un po' che querela mi conviene fare. Querela per abbandono di tetto coniugale. Non le pare? È l'unico reato contemplabile in questo caso. Gliela mando prima di sera. Va bene. E domani vado a Milano in cerca dell'ingegner Fumagalli. Vedremo che cosa ha da dirmi. Ora però vorrei sentire il giardiniere. Da quanto ho capito stamattina era in casa. Sì, era nell'anticamera dello studio. Adesso sta lavorando nel cortile verso il parco. Lo può trovare lì. Non abbia riguardi, l'ho già messo al corrente di tutto. Mi scusi, sono il commissario Sciancalepre. Volevo farle alcune domande sulla signora Giulia Esengrini, signor Demetrio... Folletti, Demetrio Folletti. L'avvocato mi ha detto che questa mattina lei era in studio e non ha per caso visto uscire la signora Giulia? Sono stato nell'anticamera dello studio tutta la mattina per archiviare alcune pratiche. Se la signora fosse uscita dalla parte di via Lamberti l'avrei vista sicuramente. No, da quella parte non è uscita. E c'era qualcuno in casa con la signora? Sì, c'era mia moglie Teresa per le faccende domestiche, come tutte le mattine. Ma la signora l'ha mandata via subito, le ha detto che per le pulizie poteva tornare più tardi. Più tardi quando? Nel primo pomeriggio. Ah già, giusto il tempo di prendere le valigie e fuggire. Giovedì della signora Giulia di Piero Chiara. Personaggi ed interpreti della prima puntata: commissario Sciancalepre Augusto Di Bono, agente Salvatore Pulito Antonello Governale, avvocato Esengrini Antonio Ballerio, Demetrio Folletti Alberto Mancioppi, un mozzo Marco Trovesi. Realizzazione tecnica e sonorizzazione Angelo Sambido. Adattamento radiofonico e regia Alberto e Gianni Buscaglia. I giovedì della signora Giulia di Piero Chiara. Adattamento radiofonico e regia di Alberto e Gianni Buscaglia. Seconda puntata. Io nel traffico milanese non mi ci ritrovo. Ah, Pulito, ascoltami bene. Allora, l'avvocato Esengrini, di ritorno a Maccagna dalla pretura di Luino, mi convoca in villa a mezzogiorno e mezzo di ieri, giovedì 6 maggio 1955, per denunciare la scomparsa di sua moglie, la signora Giulia, sparita, a suo dire, nella stessa mattinata. In effetti nella sua camera si notano i segni di una partenza improvvisa. La signora, secondo la testimonianza del giardiniere tuttofare Demetrio, non è uscita dall'ingresso principale della villa, quello che dà su via Lamberti. Secondo l'avvocato, la moglie è fuggita quasi certamente
dal cancello in fondo al parco, nel quale è stata rinvenuta la chiave che solitamente è custodita nella vecchia rimessa. Tutti i giovedì la signora Giulia si reca a Milano in visita alla figlia nel collegio delle Orsoline. L'avvocato Esengrini, che non vede chiaro in questi viaggi del giovedì, la fa pedinare da un detective privato, il quale scopre che la signora Giulia, spiegato l'incontro con la figlia in mezz'ora, si incontra in una pasticceria di Corso Monforte con un giovane ingegnere, Carlo Fumagalli. I due prendono il tè, chiacchierano. Una volta lui le accarezza una mano. Poi lei sale su un taxi e si fa portare in Viale Premuda, dove il nostro detective la perde di vista. È fine della corsa. Ma commissario, in che rapporti stavano l'avvocato e sua moglie? Bravo, Pulito. Grazie. Prego. Lui, uomo tutto d'un pezzo, vicepretore, ex sindaco e ai tempi del fascio podestà, rispettato e temuto, ha 20 anni più della moglie. Lei, Giulia Zaccagni Lamberti in Esengrini, una donna bella e dolce, stimata da tutto il paese, lo tratta rispettosamente, come un vecchio zio. E infatti da un paio d'anni dormono in camere separate. E così all'avvocato, gli deve essere spuntato in testa qualche dubbio. Pulito. Adesso andiamo dall'ingegner Fumagalli, va? Facciamoci raccontare cosa c'è tra lui e la signora Giulia. Ce l'hai l'indirizzo, no? Agli ordini, l'ingegnere Fumagalli, allo studio in Via Larga, commissario. Ecco qua, proprio dietro all'arcivescovato. L'ingegnere la riceve subito, dottore. Prego. Ingegnere, il dottor Ciancalepre. Ah, caro commissario! Ingegnere! Che piacere rivederla. Prego, prego, si accomodi. Allora non si è dimenticato di noi, modesti provinciali di Maccagno? Come potevo dimenticarmi dei tortellini di sua moglie e delle belle serate fra tutte quelle splendide signore? Anzi, devo dire che mi manca molto la vostra cerchia di amici. Tra voi io mi sentivo coccolato, protetto. Qui a Milano, invece, è tutto un altro vivere. Le relazioni sono molto più superficiali. Ah, sì? Allora è per questo che si cerca di mantenere i contatti con qualche bella signora di provincia. Sì, anche se non è facile, sa, le distanze. Senta, ingegnere, mi ha fatto piacere rivederla, ma purtroppo le devo dire francamente che sono qui in veste ufficiale per un'inchiesta. Un'inchiesta di polizia? Io che c'entro? Oh, non si allarmi, sto solo raccogliendo informazioni e lei... È successo qualcosa di grave a Maccagno? Forse per i lavori del porto? No, il porto non c'entra. È una faccenda che riguarda una bella donna, la signora Giulia Esengrini. Giulia, cosa le è successo? È sparita. Da giovedì la signora Esengrini è sparita. Sparita? Che vuol dire? È sparita, scomparsa. E siccome sappiamo che lei, ingegnere, il giovedì si incontrava qui a Milano con la signora Giulia e più precisamente in una pasticceria di Corso Monforte, allora ho pensato che era giusto farle qualche domanda. Sì, non ho nessuna difficoltà ad ammettere di aver incontrato Giulia qui a Milano. E quando iniziarono questi vostri incontri? Ci siamo incontrati una prima volta in stazione, circa un anno fa. Un incontro del tutto occasionale. L'ho invitata a prendere un tè e da quel giorno ci siamo dati appuntamento in quella piccola pasticceria di Corso Monforte. Era un'occasione per mantenere viva la nostra amicizia. Ingegnere, che tipo di amicizia era la vostra? Commissario, non dovrei neppure rispondere a questa domanda. I rapporti tra me e Giulia... La signora Giulia... sono sempre stati corretti. Ma le piaceva la signora Giulia? Sì. Giulia è così affascinante. Sì, ci avevo preso una mezza cotta, anche se ha quasi 10 anni più di me. Glielo confesso, commissario, ero quasi innamorato. Innamorato della sua classe, del suo sorriso malinconico. Però Giulia mi trattava come un ragazzo. Si confidava con me, qualche volta mi faceva una carezza sul viso.
Buon lunedì a tutti. C'è qualche novità, Pulito? Ben arrivato, commissario. Sì, nel suo ufficio c'è una persona che vuole parlare con lei. È qui da mezz'ora. E chi è questa persona, Pulito? Certa Foletti Teresa, la moglie di Demetrio Foletti, il giardiniere tuttofare dell'avvocato Esengrini. Abitano proprio di fronte alla villa Zaccagni Lambetti. Ah, sì, la domestica della signora Giulia. Sì. Chissà che non ci porti qualche novità. Sono passati 3 giorni dalla fuga della Esengrini e ancora non sappiamo dove si sia cacciata. La Foletti sembra ansiosa di conferire con lei, come sa. Allora sentiamo che cosa ha da dire. Buongiorno, dottore. Buongiorno, signora Foletti. No, no, prego, prego, rimanga seduta. Allora? Dottore, da 3 giorni, cioè dalla partenza così improvvisa della mia signora, non dormo più. E cos'è che la tiene così sveglia, signora Teresa? Dottore, sono in possesso di un segreto che forse conterà poco, ma la mia coscienza mi dice che è venuto il momento di renderlo noto. Sentiamo. Una cosa che neppure Demetrio, mio marito, sa. La signora Giulia, da quasi un anno, mi aveva dato un incarico delicato. Ricevevo delle lettere da Milano, nelle quali c'era dentro un'altra busta col suo solo nome, Giulia. Quando arrivavano l'avvertivo. E lei veniva a leggere in casa mia, di fretta, e poi le bruciava nel mio caminetto. E com'era scritto l'indirizzo? A mano. La stessa signora. Ma come sarebbe a dire? Mi spiego. La signora Giulia mi aveva detto che quelle lettere gliele spediva sua figlia, la signorina Emilia, dal collegio. Se la vedeva tutti i giovedì. Eppure, almeno 2 volte al mese, la signorina Emilia le scriveva una lettera. E cosa le scriveva? La signora Giulia diceva che la figlia si sfogava con lei in quelle lettere, di nascosto dal padre e dalle stesse suore. Sfoghi da figlia a madre. Cosa vuole che le dica? E le buste scritte dalla stessa signora Giulia? Che senso avevano? La signora mi aveva spiegato che lasciava alla figlia un pacchetto di buste col mio indirizzo scritto da lei e un altro pacchetto di buste più piccole dove era scritto solo Giulia, sempre di mano della signora. È sicura che fosse proprio la calligrafia della signora Esengrini? Sicurissima. Era proprio la sua scrittura. È un segreto che ho sempre mantenuto, dottore. Se mi sono decisa a parlare è perché la scomparsa della signora mi ha messo addosso un'agitazione che non so spiegare. Non vorrei che le fosse capitato qualcosa di male. Dottore, si leggono tante brutte cose sui giornali. No, ha fatto bene, signora Foletti. Sono informazioni utili le sue. Però mi raccomando, non una parola di quanto mi ha rivelato qui, a nessuno, né al marito della signora Giulia, né a suo marito. E se ci fosse qualche novità, torni da me, solo da me. Grazie, sorella. Buongiorno, commissario. Buongiorno. Prego, si accomodi. Allora, come va, signorina Emilia? Come vuole che vada. Non faccio che pensare a mia madre. Ma come può essere sparita così, senza lasciare una spiegazione, almeno a me? È una domanda che anch'io mi sono posto, alla quale però non so ancora rispondere. Allora, non ci sono novità? Non avete ancora trovato nulla che possa... No, non c'è nessuna novità nell'inchiesta. Nessuna notizia. E quindi nemmeno cattive notizie. Indaghiamo a tutto campo, senza trascurare niente. Emilia, lei e la mamma, vi scrivevate ogni tanto? Le ha mai scritto delle lettere da qui, dal collegio? Molto di rado. Ed erano lettere indirizzate alla famiglia. Del resto mia madre viene a trovarmi tutti i giovedì. Quello che abbiamo da raccontarci ce lo diciamo qui. Beh, più che logico. Sua madre è sempre stata così puntuale. E quanto durano di solito le sue visite? Una mezz'ora o poco più.
Mi porta quello di cui ho bisogno, distribuisce i dolci alle suore, che le sono affezionate perché anche lei è stata allieva del collegio. Ah. E ci divertiamo a raccontarci gli ultimi pettegolezzi. Poi mamma approfitta della venuta a Milano per andare in centro a fare qualche acquisto. Mi scusi, Emilia, ma sto cercando di farmi un quadro il più completo possibile. Tra suo padre e sua madre, che rapporti ci sono? Se devo essere sincera, non mi è mai sembrata una coppia felice. Mia madre è tanto più giovane di papà. Lui è così preso dal suo lavoro, così esigente, severo in ogni cosa. Se ci penso, non ricordo un momento di autentica serenità fra loro due. E tra me e lui, poi, c'è un abisso. Si riferisce all'abisso generazionale? Anche, ma non solo a quello. Sì? Mi scusi, commissario. Vieni, vieni. C'è la signora Teresa Foletti, la moglie del giardiniere tuttofare dell'avvocato. Ah. Dice che ha urgenza di parlarle. Ancora lei? E falla passare. Prego, s'accomodi, signora Foletti. Buongiorno, s'accomodi. Grazie. Allora, ci siamo visti 2 giorni fa, se non sbaglio. Sì, dottore. E mi aveva detto di correre da lei se avevo qualcosa di nuovo. Questa l'ho ricevuta poco fa. È una lettera della signora Giulia. Sì, è indirizzata a lei. Il timbro però non è di Milano. Roma, 22 maggio 1955, 12-17. 22 è il giorno, 5 è il mese, 55 è l'anno, 12 il distretto, 17 l'ora. Che cinquina! Ci aggiungiamo anche l'11, le corna, eh? Le corna? Vabbè. La posso aprire, signora Teresa? Io l'ho portata apposta, commissario. Bene. Allora, dentro la prima busta ce n'è una seconda più piccola con scritto Giulia. Come al solito. Sì. E guardi qua, è sempre la stessa calligrafia? Sì. Solo che le altre venivano da Milano, non da Roma. Bene, brava Teresa. Va bene, adesso può andare, ma per nessuna ragione al mondo faccia parola di queste cose a chi che sia. Intesi? Neppure a suo marito. Anzi, in special modo stia zitta con suo marito. Sarebbe come intralciare le mie indagini. E allora guai a lei, perché qui c'è del losco. Non dirò niente, dottore. Niente di niente. Ecco, bravo. Buongiorno, commissario. Buongiorno. Pulito! Vieni un po' qua. Ecco, comandi. Ma ci stanno novità. Eh, ho visto la Foletti uscire come se avesse visto un fantasma. Un'altra lettera. Oh! Da Roma questa volta. Carta commerciale scritta da mano maschile. E chi l'ha firmata? Un certo Luciano. Cara Giulia, giovedì ti ho aspettata fino alle 5:30. Mi dispiace che tu non sia venuta perché volevo almeno salutarti prima della mia partenza. Ma forse è meglio che non ci siamo incontrati. Si sarebbe sofferto di più per questo distacco. Le necessità del mio lavoro mi hanno costretto a trasferirmi qui. Ho lasciato anch'io con molto dispiacere quel piccolo appartamento dove abbiamo passato tante ore felici. Ormai la distanza che ci separa rende impossibili i nostri incontri. Se mi capiterà di venire a Milano, non mancherò di scriverti. Ho ancora 3 buste da te scritte e me ne servirò nel caso mi capitasse di fare una scappata a Milano. Ci potremo incontrare in qualche albergo o pensione. Per ora non ho un domicilio preciso perché il mio lavoro mi costringe a continui spostamenti. Se troverò un piede a terra, cosa non facile a Roma, ti darò l'indirizzo. Con l'affetto di sempre tuo, Luciano. Bravo. Allora è vero, La signora Giulia teneva un amante. Sì,
Non ci sono dubbi. Ma che facciamo? Dobbiamo avvertire l'avvocato Esengrin? No, gli abbiamo taciuto le rivelazioni dell'ingegner Fumagalli sul presunto amante della signora Giulia, gli taceremo anche queste. Prima, caro Pulito, dobbiamo sapere chi è questo Luciano. Eccoci, commissario, stiamo entrando adesso in Viale Prebuta. Va piano, qui controllo i numeri civici. Così questo sarebbe il viale di Milano dove si faceva portare la signora Giulia, almeno a quanto ci ha detto l'ingegner Fumagalli. I colleghi della questura milanese hanno setacciato la via per 2 giorni, commissario, casa per casa, e hanno accertato che negli ultimi 15 giorni ci sono state solo 3 cessazioni di locazione. Ma solamente una, però, era riferita a un affittuario di nome Luciano, tale Barzanti Luciano, abitante al numero civico 60. 22, 24. Quella lettera d'addio alla signora Giulia, spedita da Roma, è stata provvidenziale, eh? No. Da accendere un cero a Santa Rosalia. Se il Luciano che la firma è questo Barzanti, non sarà difficile farlo rintracciare dalla questura di Roma. 32. 34, 36. Sì, però l'avvocato Esengrini è all'oscuro di tutte le cose. Pulito! Un'indagine non si sa mai dove va a finire. Ergo, mi sono guardato bene dal parlarvi del misterioso amante di sua moglie e delle lettere che lei si faceva recapitare a casa della Teresa Foletti. Poi quest'amante ancora non l'abbiamo trovato. Oh, fermo! Siamo al 60! Sì. Ah, sì. Accostami! Fermato! Sì? Avete bisogno? Mi scusi se la disturbo, signora. Siamo della polizia, commissario Sciancalepre e agente Pulito. Buongiorno, signora. Non siete mica i primi, sa? Anche l'altro giorno sono venuti qui 2 poliziotti. Cercavano uno che si chiama Luciano, ma per me andavano un po' a casaccio. Sì, erano nostri colleghi. Sappiamo che in questo stabile ha abitato fino a poco tempo fa un certo Luciano Barzanti. Ci può dire che tipo è? Oh, un bel giovanotto, sui 30 anni, alto, sportivo, simpatico, piaceva. Infatti le donne non gli mancavano. Ah, non gli mancavano? Oh, no, di certo. C'era un andirivieni di ragazze che salivano al secondo piano. E tra tutto questo movimento, non è che lei si ricorda di una donna un po' diversa, una signora che veniva qui il giovedì? Sì, certo. Era una bella signora, non più giovanissima. Arrivava in taxi verso le 4 del pomeriggio o giù di lì e ripartiva poi un po' prima delle 6. E ce la può descrivere? Sì, era castana di capelli, pettinata con lo chignon, un po' la Grace Kelly, pallida di pelle, di forme un po' abbondanti, insomma florida, ma non grassa, no, era sempre elegante, ma senza dare nell'occhio, una vera signora di un certo rango, perché quando passava di qui, davanti alla portineria, cercava di non farsi vedere. Mostrava un imbarazzo che le solite amichette del signor Luciano non avevano mica. Ne sono certo, signora. Signora, dovremmo dare un'occhiata all'appartamento del signor Barzanti. Lei ha le chiavi, vero? Ah, sì, certo. Mi servono per portare su quelli che vogliono affittarlo. Quella signora lì doveva proprio tenerci a Luciano. Più di una volta l'ho vista salire con una di quelle scatole lunghe, sa? Quelle che si comprano nei negozi del centro. Chissà cosa c'era dentro, Forse dei regali per il signor Luciano, Camicie di seta, pigiami, cravatte. E magari qualche biglietto da 10.000. Insomma, lei doveva avere qualche anno di più e allora sa com'è. Già, giovanotto sportivo, eppure mantenuto. Ecco qua, siamo arrivati.
È proprio un buco, sa, signor commissario. Camera da letto, tinello cucina, un piccolo bagno. Non c'è più niente, eh. Il signor Luciano ha fatto portare via tutto, che poi erano 4 mobili. Pulito. Da un'occhiata in giro, vedi se ha dimenticato qualcosa. Sì, signor commissario. Incredibile. La signora Giulia in queste stanze. Non mi pare che ci sta ancora qualche cosa da ispezionare qua. Trasloco completo. Che cosa non si fa per trattenere l'amore che svanisce? Ma cosa ha detto, signor commissario? Eh? No, niente, niente. Considerazioni. Pulito, ce ne possiamo andare. L'amministrazione dello stabile non ne sa nulla. All'ufficio anagrafe del comune niente. Questo Barsanti è come svaporato. Quello deve avere mantenuto la residenza al paesello per me. Proviamo a immaginarlo, Pulito. Chi è Luciano Barsanti? Forse è uno di quei giovani di oggi che raccolgono con cinica indifferenza, quasi con disprezzo, la simpatia e l'amore di donne che loro non possono neanche capire, come la signora Giulia. Autentiche signore, anime delicate, in cerca di un amore sognato nei giovani anni, ma deluso da un matrimonio borghese che le ha spente, le ha imprigionate in un paese di provincia. Mi scusi se sono un poco irreverente, commissario, ma parla della signora Esengrini come fosse un innamorato. Ma cosa dici? No, è stata la visita di quello squallido piedaterra. La vedevo muoversi là dentro, la signora Giulia, e mi ha fatto una gran pena. In quelle stanze, con quel bell'imbusto del Barsanti, con il quale magari è pure scappata. Eppure lo sento, un giorno o l'altro gli metterò una mano sulla spalla e gli dirò: giovanotto, venga con me, polizia! Avanti! Commissario. Vieni, vieni. È arrivata la posta. E che sono quei manifesti, Pulito? Come le norme per la pubblica decenza nelle località balneari, dottore. A luglio arrivano puntuali come a dicembre arriva il Natale. Ah, fesserie. Vabbè, fanne attaccare uno in una zona discreta del lungolago, che si veda e non si veda, altrimenti facciamo scappare i turisti. Come faccio sempre, commissario. C'è anche un telegramma da Roma. Un telegramma da Roma? E tu mi annoi con la pubblica decenza. Sai, io credo che... Senti qui. Allora, questura di Roma segnala relativamente ricerche Esengrini Giulia et Barsanti Luciano. Due punti. Barsanti Luciano abet richiesto ieri passaporto estero dichiarandosi domiciliato. Roma via Gamer 15, punto. Attendosi istruzioni, punto, eccetera, eccetera. Ci siamo, Pulito. Sono passati 50 giorni da quando la signora Giulia è scomparsa, ma adesso, se tutto va bene, la riportiamo a casa. Buongiorno, commissario. Salve, Demetrio. Può annunciarmi all'avvocato Esengrini? Gli ho telefonato poco fa. È ancora in studio, la sta aspettando. Prego. Venga, venga, dottore. S'accomodi, prego. Grazie. Allora, ci sono novità? Avvocato, dopo 2 mesi di indagini, forse qualcosa si muove. Ho motivo di ritenere che sua moglie sia a Roma. Giulia a Roma? Sì. E purtroppo in compagnia di un uomo. Un giovane col quale aveva una corrispondenza segreta. Non posso dirle altro. Dottor Sciancalepre, ci conosciamo da 10 anni. Lei sa chi sono io. Mi dica tutto. Posso dirle il nome. Si chiama Luciano Barsanti. Le dice qualcosa? No.
Lo sento per la prima volta. È l'uomo che dovrebbe essere in compagnia di sua moglie. E però se vuole che lo possa incastrare, lei mi deve presentare una querela per adulterio, senza la quale non posso organizzare la sorpresa in casa del Barsanti. E lei lo sa meglio di me, avvocato. Sì, lo so, lo so. Ma devo andare fino in fondo a questa faccenda. Senza esitazioni. E sono determinato ad arrivare alla sentenza di separazione per colpa di lei. È la strada necessaria, l'unica possibile. Avvocato, non ha pensato di perdonarla, di... Di riammettere in casa mia moglie? Ma non ci penso neppure. Lei vada a Roma, commissario, e faccia il suo dovere. Che ore sono, agente Muscariello? Sono quasi le 10, commissario. Sono 3 ore che siamo chiusi in macchina. Dottore, ma lei è sicuro che quei due verranno? Sicuro? Agente Galli, lo deve sapere che questi appostamenti sono sempre un terno all'otto. Si spera. Che palazzoni, formicai. Certo che questa zona è proprio anonima, Potremmo essere in un qualsiasi luogo. Dov'è la città eterna? Il Colosseo, il Foro, il Laterano. Le corna, commissario, si nascondono meglio in questo anonimato. Muscariello. Attenzione, si sta avvicinando una coppia. Mi sembra che vogliano entrare proprio al 15. Lui ha tirato fuori le chiavi. Le riconosce, commissario? Con questo buio, il Barsanti poi non l'ho mai visto. Lei, sì, potrebbe essere la Isengrini. Ecco, apre il portone del 15. Entrano. Galli, lei si apposti fuori nel caso i due tentassero la fuga. Io e Muscariello saliamo al terzo piano e facciamo l'irruzione. Ma chi è? Polizia! Aprite subito, sfondiamo la porta! Beh, che volete? Fate passare! Barsanti Luciano, siete in arresto. Accompagnatemi nella camera da letto. Ma il mandato, ce l'avete un mandato? Ce l'abbiamo, avanti, in camera da letto. Per di qua. Ma che succede? E questa signora chi è? Sono la moglie dell'onorevole Fasulo, cosa si vuole da me? Mi spiace signora, c'è stato un equivoco. Ma come? Ma dove siamo? In questo paese non si può far visita a una persona amica senza renderne conto alla polizia. Perdoni signora, ho agito munito di regolari mandati, è soltanto accaduto un errore. Oh, lo chiama errore? Oh, ma insomma, si entra così in casa della gente? Parziale errore signora Fasulo, perché il signor Barsanti è in stato di fermo e mi deve seguire in questura. Quanto a lei, signora, le presento le mie scuse più sincere. Sì, sì, le scuse. E riferisca pure a suo marito, l'onorevole, che c'è stato un qui pro quo, uno scambio di persona. Lei per me è libera. Dove posso farla accompagnare? Non ho bisogno di essere accompagnata, io! La segua, Muscariello, e dica a Galli di lasciarla passare. Mio commissario, un onorevole, la moglie di un onorevole. Barsanti Luciano. Ora io e lei andiamo a fare 4 chiacchiere in questura. Questura di Roma, buongiorno. Sì? Non lo so, signore. Muscariello, rilegga i dati. Allora, Barsanti Luciano, di anni 26, nato a Cecina in provincia di Livorno, Scapolo, attività rappresentante di colori e vernici, attualmente residente qui a Roma in via Agamer 15. È giusto? Sì. Fino a qualche mese fa lei abitava in viale Premuda a Milano. Sì, sì. E riceveva donne. Qualche volta, se si è giovani. Riceveva anche qualche signora? È capitato, sì. È capitato, giovanotto. Lei riceveva la signora Giulia Esengrini e ogni tanto le scriveva delle lettere a Maccagno, sì, utilizzando buste indirizzate a Teresa Foletti fornitele dalla signora Esengrini. Ho in mano quelle lettere, su, racconti. Ma cosa le devo raccontare se lei sa già tutto? No. Sì, è vero, ho conosciuto Giulia Esengrini in treno, un pomeriggio. Siamo diventati amici. Poi sa com'è? No, com'è?
Ci siamo rivisti qualche volta in un caffè a Milano. Abbiamo fatto amicizia. Avanti, avanti con questa amicizia. Oddio. La prima volta siamo andati in una pensione di Mario Pagano, in zona Sempione. Poi Giulia, la signora, si vergognava. E così ho dovuto cercare un appartamentino. Coi soldi che la signora le dava. E allora? I miei guadagni di rappresentante erano modesti. E poi lei ci teneva. Io mi sono stancato presto di quella relazione. Ma lei era una sentimentale. Diceva che se la lasciavo si sarebbe buttata nel lago. Barsanti, nel lago no. La signora Esengrini è scomparsa. E lei ne deve rendere conto. Io? Lei, sì. Ma cosa ne so io? Dopo la lettera dell'avvocato ho sbaraccato l'appartamento di Milano e me ne sono venuto a Roma, proprio per non avere più fastidi. Quale lettera? Una lettera che mi scrisse il marito della signora Esengrini. Diceva di essere al corrente della nostra storia. Di sapere tutto, che ci aveva fatto pedinare, che era meglio per me se cambiavo aria e mi dimenticavo di Giulia. Capirà, commissario, non ho aspettato neanche 8 giorni. L'affitto era scaduto, i mobili li ho venduti e me ne sono venuto a Roma. E non ha più rivisto la signora? No. Proprio il giorno prima di ricevere la lettera dell'avvocato Esengrini, Giulia, per la prima volta tra l'altro, era mancata al solito appuntamento del giovedì. Io ho pensato che il marito l'avesse bloccata. Nella sua lettera l'avvocato mi aveva scritto: si guardi bene dal far sapere a mia moglie che le ho scritto. Proprio così. Allora ho scritto a Giulia facendo il tonto. Mi meravigliavo che non era venuta all'appuntamento e le dicevo che partivo per Roma. Poi ho aggiunto qualche frase un po' gentile per condire la minestra. Dov'è la lettera dell'avvocato? La lettera? Ma non lo so! L'avrò buttata via! Le pare che mi portavo dietro una lettera simile? A cosa mi serviva? E poi io le lettere le butto via tutte. Anche quelle che le scriveva la signora Giulia? Ma sì, anche quelle. Si figuri che me ne scriveva una alla settimana. Le ho buttate via tutte. Muscariello, prepari il verbale della deposizione e glielo faccia firmare, poi lo rimandi a casa. Va bene, commissario. Me ne torno a casa anch'io. Signor Barsanti, per ora se ne può andare, ma attenzione. Comunichi tempestivamente alla questura di Roma i suoi eventuali cambiamenti di domicilio o i suoi spostamenti, in modo da essere sempre reperibile. L'inchiesta non è chiusa e posso avere ancora bisogno di lei. Oh, bentornato, commissario. Fatto buon viaggio? Capirai. Sono rientrato da Roma ieri sera tardi e ho dormito poco e male. Oh. Pulito, per favore, fai una copia di questo verbale, l'interrogatorio del Luciano Barsanti. Sì, va bene, commissario. Ah, nel suo ufficio c'è l'avvocato Esengrini. Ah, sì, devo informarlo del fallimento della trasferta romana. Ah, buongiorno, dottore. Caro avvocato, quella di Roma si è rivelata una pista falsa. Della signora Giulia, purtroppo, nessuna traccia. Ma quell'uomo che doveva cercare, l'ha trovato? Sì, lui c'era, ma con un'altra. Si figuri che era la moglie di un deputato. Comunque, quel giovane, il Barsanti, mi è sembrato sincero. Credo che mi abbia detto la verità. Se mia moglie non è fuggita con quell'uomo, non so più cosa pensare. Già, e a questo punto sarà bene cancellare dal fascicolo la parola fuga e sostituirla con quella più appropriata di scomparsa. Avvocato, ma lei non l'ha mai sentito nominare questo Barsanti prima che gliene parlassi io? Mai. Eppure a Luciano Barsanti lei ha scritto una lettera. Me lo ha detto lui, mica se lo poteva sognare. È escluso. Escluso! Io non ho mai scritto lettera a questo signore. Per il semplice motivo che neppure sapevo esistesse. Piuttosto, devo constatare che le indagini sono a un punto morto, caro commissario. La devo salutare. Ho degli impegni in pretura. Mi faccia sapere. Sarà mia premura, avvocato. Stava di fretta l'avvocato Esengrini? Un poco, sì. Senti, Pulito, bisogna diramare una nuova richiesta di ricerche della signora Esengrini, ma con motivazione diversa dalla precedente. Sì. A questo punto dobbiamo dichiararla scomparsa. Ah, quindi le indagini devono prendere in considerazione qualsiasi pista, qualsiasi movente? Certo, certo. Se la signora Giulia non è andata dietro al Barsanti, non è andata dietro a nessuno.
Nel lago non si è buttata di certo. Avrebbe lasciato una lettera, magari solo alla figlia, ma l'avrebbe lasciata. E poi i colpi dei suicidati prima o poi affiorano. E non ci si va a buttare nel lago con due valigie e i gioielli di famiglia. Sì, Pulito. Con le indagini dobbiamo ripartire proprio da lei, dalla signora Giulia. Sì? Commissario, scusi, ci sta di là Demetrio Foletti. E che ci fa qui? Non me l'ha detto lei di convocarlo, che voleva ripartire da zero con le indagini, risentire tutti i possibili testimoni? Se te l'ho detto, fallo passare. Signor Foletti, può entrare. Buongiorno, commissario. Buongiorno, si segga, signor Foletti. Dunque, sto facendo il punto della situazione, riascoltando tutti i testimoni. E mi chiedevo se per caso la signora Giulia Esengrini non ricevesse della corrispondenza riservata. No, per quanto io ne sappia. Lei lavora da molto tempo per la famiglia Esengrini, vero? Beh, ho cominciato a occuparmi del giardino del parco quando erano ancora vivi i genitori della signora Giulia, i signori Zaccagni Lamberti. E avevo 17 o 18 anni, adesso ne ho 40. Beh, dopo la morte dei genitori della signora, una decina di anni fa, ho cominciato a fare qualche commissione nello studio dell'avvocato. Beh, lei sorriderà. Ma sono sempre stato appassionato di cose legali, così ho iniziato a dare una mano, a rispondere al telefono quando la dattilografa è occupata o a ricevere clienti. E magari, visto che passa un sacco di tempo tra codici e carte da bollo, da loro anche qualche consiglio? Beh, sì, 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 i clienti mi stimano e qualche volta prima di parlare con l'avvocato Esengrini si confidano con me. Mi chiedono un parere. No? Beh, ma così però trascura un po' il suo lavoro di giardiniere. Effettivamente, il parco ne ha un po' risentito da quando do una mano in ufficio, ma gli Esengrini non si curano molto del parco. Ah, che peccato. Una tenuta così, come dire, importante, con tutta quella varietà di piante. Sì, il padre della signora l'aveva sistemato così bene, come lo si vede ora. Lui aveva una grande passione per il verde. Capisco. E erano sempre in accordo su tutto, l'avvocato e sua moglie? Beh, per quanto ne so io, non li ho mai sentiti discutere o litigare. Ma secondo lei, com'erano i rapporti tra loro? Sono delle brave persone. L'avvocato è un grand'uomo e la signora Giulia una santa donna. Beh, sì, certo, tra di loro non c'è un grande affiatamento. Anzi, mi pare che il loro rapporto sia un po' freddo, come dire, distaccato. Ma bisogna considerare anche la differenza d'età. L'avvocato è un uomo tutto d'un pezzo, un po' burbero, non portato per le parole affettuose. La signora Giulia, che è rimasta orfana di madre all'età di 15 anni, è invece un tipo romantico, bisognosa d'affetto. Ah. A chi appartiene il palazzo Zaccagni Lamberti? Come dice il suo nome, è un'antica proprietà familiare della signora Giulia. Suo padre, quando è morto, ha lasciato tutto, casa e parco, alla nipote. Alla signorina Emilia. Ah. Pulito! Sono passato a prenderla con l'auto e così andiamo direttamente a Ponte Tresa per quella faccenda di contrabbando. Bravo, bravo Pulito. Anche perché da oggi possiamo occuparci d'altro. La procura ha deciso per l'archiviazione del caso Giulia Zaccagni Lamberti, maritata Esengrini.
Un procuratore non ha concesso un rinvio per la prosecuzione dell'indagine. No, caro Pulito. Così possiamo occuparci meglio dei contrabbandieri. Purtroppo l'istruttoria della procura non ha portato a conclusioni diverse dal nostro lavoro. Soltanto nuovi fatti potrebbero consentirci di riaprire il fascicolo sulla scomparsa della signora Giulia. Già, ma qua il passare dei mesi non ha certo giovato alle indagini. Ah, no? Pure i giornali locali, ormai manco se ne occupano più. Neanche l'articolo di quel suo amico giornalista è servito a fare spuntare qualche nuovo testimone. Già, nonostante il ricco corredo di foto, quei bellissimi primi piani della signora Esenglini, la figlia, la villa, il parco. Io speravo che quella rivista finisse sotto gli occhi della signora Giulia e chissà, sempre che quegli occhi siano ancora aperti alla luce del mondo. Sì, prego. Grazie. Ma mi scusi, lei non è la figlia dell'avvocato Esengrini? Sì. Mi scusi, io non riesco a ricordarmi di lei. Carlo Fumagalli. 2 anni fa sono stato ospite in casa sua, a Macagno, in quella bellissima villa. I suoi genitori erano così simpatici, soprattutto sua madre. Sì. Ora forse ricordo, ma lei non è di Macagno? No, io abito a Milano, però passo l'estate sul lago. Sto eseguendo i lavori per la costruzione del porticciolo, per l'associazione Velica. Sa, sono ingegnere. Ah, sì, ora ricordo. Ci siamo visti anche in altre occasioni, sì. In quelle tremende feste in casa dei notabili di Macagno, sindaco, farmacista, vicequestore. Ah, a quel tempo ho girato praticamente tutte le ville di Macagno. Ero, per così dire, un ospite fisso, mi avevano adottato. Però lei è cresciuta nel frattempo e, se mi permette, è ancora più carina. Insomma, quando ci siamo conosciuti frequentava ancora il liceo. Mi pare che era nel collegio delle Orsoline, a Milano. Mm. Ora che cosa fa? Frequento l'università, lettere. E quasi tutti i giorni sono a Milano. Ma l'estate la passo sempre a Macagno, come lei. Ah, allora ci vedremo spesso. Lei gioca a tennis, Emilia? Sì, me la cavo. Benissimo. Allora sarà la mia compagna nel doppio. Sì, certo, comandante Pezzoli. Al valico di Fornasette alle 14:30, va bene. A fra poco. Pulito! Comandi! Per favore, cerca la pratica di quel caso insoluto. Sì, quello sulla scomparsa della signora Esengrini, commissario? No, è un caso molto più vecchio, quello dei furti di bestiame alla forcola, ricordi? Ah, come no! Tutte quelle scarpinate sugli alpeggi svizzeri, e chi se ne scorda più? È proprio quello. La pratica Esengrini ormai giace nel mio cassetto. E quando lo apro, la fotografia della signora Giulia è lì che mi guarda, come a ricordarmi di non dimenticarla. Ma presto sarà il mio successore a passarla in archivio. Già, la promozione è vicina ormai, eh? E un trasferimento pure. Comunque mi dovrai sopportare ancora per un po', caro Pulito. A proposito, commissario, è al corrente delle ultime notizie sulla famiglia Esengrini? No, la figlia dell'avvocato, Emilia, si è fidanzata. E sa con chi? E dimmelo tu, Pulito, che sei così ben informato. Me lo ha detto la mia signora. Comunque, in paese non si parla d'altro. Si è messa con l'ingegnere Carlo Fumagalli, suo ricordo, commissario. Come no? Quello che tutti i giovedì prendeva il tè con la signora Giulia. Già, e adesso il tè se lo prende con la bella Emilia. Comunque sembra che sia una cosa seria. Quella ragazza assomiglia sempre di più alla madre. Chissà come l'ha presa l'avvocato Esengrini.
Per lui deve essere penoso tollerare che la figlia frequenti un uomo che si incontrava segretamente con sua moglie. Ma basta coi pettegolezzi di paese. Pulito, ma la cerchi o no quella pratica sul furto di bestiame in località La Forca? Come? Sto volando! Avvocato, desidera il caffè? Sì, grazie. E lei, signorina Emilia? Sì, grazie anche per me. E così hai iniziato il terzo anno all'università. Come va? Bene. Esami in vista? Ho una sessione di esami tra un mese, ma non ci sono problemi. A parte il disagio dei continui viaggi a Milano. Ormai mi ci sono abituata. Anzi, è un motivo in più per staccarmi dalla vita di provincia. In provincia, per la verità, non ci hai vissuto molto. Prima il collegio, adesso l'università. A Maccagno puoi considerarti una turista, come i tuoi amici che frequenti l'estate. A proposito, papà, è da un po' che te ne volevo parlare. 2 anni fa ho conosciuto un giovane e tra noi è subito nata una forte simpatia che col tempo si è trasformata in una cosa molto più importante. Cosa significa importante? Significa che io voglio molto bene a questo giovane e che lui ne vuole a me, tanto che vorrebbe conoscerti per parlartene personalmente. Chi sarebbe questo signore? Lo conosco? Si chiama Carlo. Carlo Fumagalli, l'ingegnere che ha curato i lavori del porticciolo, tu lo conosci senz'altro. E cosa vorrebbe da me? Che tu acconsenta al nostro fidanzamento. E Carlo non è un ragazzino, ha quasi 30 anni. No! Non consento! Perché no? Abbiamo intenzioni serie, io lo amo e vogliamo sposarci. Tu non puoi disporre della mia vita, della nostra felicità. Io quel signore non lo voglio neppure vedere. È un opportunista, un avventuriero. E tu non lo sposerai mai! Mai! E ricordati, chi non mi obbedisce mi disprezza e forse mi odia! Dimmi piuttosto dov'è mia madre! Carlo, io non ce la faccio più a stare in quella casa. Con mio padre non parlo quasi più. Tra noi c'è come un muro, ma soprattutto non c'è verso di fargli cambiare opinione su di te. Non lo capisco, non so cosa pensare. Io credo di sapere perché tuo padre non mi può vedere. Probabilmente tutto questo ha a che fare con la scomparsa di tua madre. No, sono passati quasi 3 anni. E poi tu cosa c'entri? Vedi, Emilia, io tua madre la conoscevo, sì, e l'ho incontrata più volte a Milano prima della sua scomparsa. E sono anche finito nell'inchiesta per questo. Sì, sono stato interrogato, anche se poi non ho potuto dare alcuna indicazione utile alle indagini. Mio padre sapeva dei vostri incontri. Ho saputo che faceva pedinare tua madre, anche se i nostri erano degli incontri casuali e del tutto innocenti. Non c'è mai stato nulla fra me e tua madre. Soltanto amicizia. Guarda, ci vedevamo in un caffè in Corso Monforte, vicino al mio studio, dove io, per abitudine, alle 5, andavo a prendere il tè. E dove per caso, si fermava anche tua madre, tutti i giovedì, in attesa del treno per tornare a Maccagno. Infatti, mamma tutti i giovedì mi veniva a trovare in collegio. Mio padre la controllava. Era geloso. Geloso. Ora so che non acconsentirà mai al nostro matrimonio. Ma io non ho bisogno del suo permesso. Appena compio 21 anni ci sposiamo e lui non potrà dire più niente. Allora sbrigati a fare i bagagli, mia cara. Ah, perché alla tua maggiore età mancano solo 10 mesi. In quale giorno compi gli anni? Il 18 giugno. Oh, benissimo. Aspetta, vediamo un po'. 18 giugno, ecco, il 18 giugno dell'anno prossimo è un mercoledì. Noi ci sposiamo il 21, sabato, e partiamo immediatamente per il viaggio di nozze. Sì, non diciamo niente a nessuno. No,
Sai dove ci sposiamo? No. Ci sposiamo nella chiesetta di San Rocco, sulla collina. La mattina presto. Lontano da sguardi indiscreti e soprattutto non graditi. No, sono d'accordo, soltanto i testimoni. Persone assolutamente fidate. e la luna di miele in Svizzera. C'è un piccolo paese che devi vedere anche tu. Si chiama Beatenberg, di fronte alla Jungfrau. L'ideale è per stare soli, noi due, lontano da tutti. Tutto quello che vuoi, amore. Però ricorda che questo è il nostro segreto. Acqua in bocca, amore mio. Vuoi tu, Emilia Esengrini, unirti in matrimonio con il qui presente Carlo Fumagalli? Sì, lo voglio. E tu, Carlo Fumagalli, vuoi prendere come tua sposa la qui presente Emilia Esengrini? Sì, lo voglio. Vi dichiaro uniti nel sacro vincolo del matrimonio. Scambiatevi gli anelli. E ora... datevi un bacio. Commissario? Ma sì. In fondo la mia è una visita privata. Questa sera sono fuori servizio, caro avvocato. Ecco. Grazie. Questa è la seconda fuga. Prima la madre e adesso la figlia. Mi auguro che in questa tristissima faccenda non ci abbia messo lo zampino anche lei, dottore. Guardi che io sono qui perché me lo ha chiesto sua figlia. Emilia si è rivolta a me perché sa della nostra reciproca stima, avvocato. Cosa c'entra la stima? Io ho perso per sempre una figlia, così come ho perso una moglie. Cosa mi rimane ormai? In fondo, io penso che sia stata la scelta più logica, avvocato. Dal momento che la tensione tra lei e sua figlia era diventata insostenibile, Emilia ha fatto una scelta ponderata che forse potrà contribuire a un vostro riavvicinamento. Mi hanno ingannato quelle due. Tra Emilia e Giulia c'è stata un'intesa segreta per escludermi. Ho perfino saputo di una corrispondenza segreta tra mia figlia e mia moglie. Ne sa niente, commissario? No, non mi risulta. Emilia deve sapere qualcosa della scomparsa di Giulia. Forse ne sa più di me. Forse è addirittura d'accordo con sua madre. Ora, caro avvocato, deve dimenticare il passato e pensare a ricostruirsi una nuova vita. Emilia si è fatta una nuova famiglia e questo lei lo deve accettare. Anche se comprendo che per ora è difficile. Sì. Peraltro, lei sa bene che con la maggiore età è venuta a cessare la tutela di cui lei disponeva sui beni di sua figlia. E con ciò? E lei sa anche che in forza del testamento del nonno, Emilia, con la maggiore età appunto, è entrata in possesso di tutta la proprietà Zaccagni Lamberti, dell'intera casa e del parco. E allora? Ecco, avvocato, Emilia mi ha incaricato di informarla che quando tornerà dal viaggio di nozze verrà a vivere qui, nella villa, e che inizierà subito i lavori di ristrutturazione. Cacciato. Cacciato anche di casa. Sono un avvocato, dottore, e so bene quello che devo fare. Non starò più del necessario in questa casa.
Non potrei mai abitare sotto lo stesso tetto con l'uomo che insidiava mia moglie e che ora ha sposato mia figlia. Lo dica pure a Emilia. Quando tornerà, questa casa sarà liberata dalla mia presenza. Dottor Sciancalepre, sono felice di vederla. E sua moglie dov'è? Non sta bene? La signora Sciancalepre purtroppo è alle cure termali, come sempre in questo periodo. Ma mi ha pregato di salutare lei e suo marito e di farvi i complimenti per aver fatto rinascere questa casa. Ben arrivato, commissario. Allora, che cosa ne dice? Beh, è splendida. Un gran bel restauro. Quest'ala poi era praticamente in stato di abbandono da quando sono venuti a mancare i nonni di Emilio. Per adesso abbiamo recuperato solo questa parte della villa, quella che abitava mio suocero, dove c'era anche il suo studio. Per ora l'abbiamo chiusa. Più avanti vedremo come risistemare anche quei locali. E poi in quelle stanze ci sono ricordi ancora troppo tristi e vivi. Capisco. D'altronde qui non è che vi manchi lo spazio. Sembra proprio di essere tornati alle belle estati di qualche anno fa. Ci sono proprio tutti. I Binacchi con signora e figlia, i Ravizza, i Sormani. Manca solo suo padre, Emilia. Non vi siete più visti? No, ma d'altronde è lui che ha scelto di non frequentarci. Sì, suo padre è orgoglioso. Ma chissà, forse col tempo. Però vedo finalmente anche tanti giovani in questa casa. E chi li può ballare ritmi come questi se non dei giovani come voi? Commissario, non mi dica che non sa ballare il rock. Io? Ma io sono fermo al valzer, anzi, sono proprio fermo. No, allora bisogna che impari. Su, non mi vorrà negare questo ballo. Veramente, magari dopo... No, lento. Balliamo questo rock. Si fidi, commissario, Emilia è una ballerina straordinaria. È bravissima, commissario. Carlo, non vieni a letto. Sto fumando l'ultima sigaretta. E poi è una notte così bella. È così suggestivo il parco illuminato dalla luna. Amore, vieni qui. Non ridere, eh. Non mi fa una paura tutto quel buio tra gli alberi. Ma sì, il parco... è stato troppo trascurato. Gli alberi e le siepi sono troppo fitti. Avrebbero bisogno di potature drastiche. Demetrio, invece di badare al giardino e al parco, negli ultimi anni si è occupato dello studio legale di mio padre. Ma adesso ci siamo noi qui. E se Demetrio non vorrà più occuparsi del parco, va bene, lo sostituiremo con... Carlo! Che c'è? Guarda laggiù! Che c'è? Dove? Laggiù! Sul viale! Vedi quell'ombra? Sarà l'ombra di un ragno? No! Un momento fa non c'era quando il viale era illuminato dalla luna. L'ombra si è mossa mentre una nube oscurava il viale. No, amore, io non vedo niente. Zitto! Ecco. Hai visto anche tu, vero? Sì, qualcosa si è mosso. Si è sentito come un rumore di foglie secche calpestate. Adesso ti sei convinto? Sì. C'è qualcuno nel parco. Però potrebbe essere un gatto. Eccolo, ancora. Hai sentito? Sì. Sì, adesso ho visto anche un'ombra che attraversava il viale. Hai visto? Non ho le visioni. No, adesso però andiamo a letto, amore. Ti prometto che domani mattina farò un giro nel parco. Così chiariremo questo mistero. Un po' di cognac, commissario? Sì, grazie. Le notti cominciano a essere fresche. Non l'avremmo disturbata, commissario, se io e Emilia non avessimo avuto la certezza degli strani movimenti che avvengono nel parco da diverse notti. Spiegatemi bene cosa sta succedendo. Tutto è cominciato alcune sere fa, la notte dopo la nostra festa, ricorda? Io e Carlo eravamo proprio qui, sul terrazzo, ad ammirare lo spettacolo della luna piena. Quando, all'improvviso, ho visto un'ombra muoversi nel viale del parco. Carlo ha pensato che avessi avuto un'illusione ottica, ma subito dopo ha dovuto ricredersi. L'ombra si era spostata attraversando il viale. Sì, e la cosa si è manifestata anche la notte seguente, sempre poco dopo la mezzanotte. Così, alla luce del giorno, ho fatto un giro accurato del parco, però non ho trovato nessun segno di scasso, né sul cancello in fondo al viale e nemmeno su quello laterale,
quello che dà sulla strada sterrata che porta al lago. Non può essere un ladruncolo, uno di quelli che vanno in giro per le ville a rubare attrezzi o vasi. No, non credo. Nella vecchia rimessa, dove Demetri ottiene gli attrezzi, non manca nulla. Che storia curiosa. Sembra risvegliare i fantasmi di un recente passato. Ma ora vedremo se si tratta di fantasmi o di illusioni ottiche. La notte è favorevole e la luna piena sembra darci una mano. Da questo momento niente sigarette. Lo sfavillio della brace potrebbe insospettire il nostro visitatore. È là sul viale che l'abbiamo visto, commissario. Ecco, tra quei due grossi platani. Un rumore. Avete sentito? Sì. L'ho visto. Adesso è sparito tra gli alberi, a metà del viale. Sentite anche voi quel rumore di foglie secche? Devono essere quelle della magnolia davanti alla serra. Eccolo! È di nuovo sul viale. Si è fermato. Mi passi il binocolo, ingegnere? Sì, ecco. Lo vedo. Mettetevi giù! Sembra guardare da questa parte. Fra poco la luna illuminerà la facciata della casa. Forse è meglio rientrare. Sì. Potremmo insospettire il nostro misterioso visitatore. Credo che quello che abbiamo visto sia sufficiente. Ingegnere, noi due domattina ci facciamo una bella passeggiata nel parco. Prego, commissario, prego. Ecco, questa è la vecchia serra. Demetrio, buongiorno. Buongiorno, ingegnere. Salve, commissario. Sempre al lavoro il nostro Demetrio, eh? Sistemo la serra per il ricovero invernale dei limoni e delle azalee. Se non lo faccio adesso, poi mi ritrovo con il doppio del lavoro quando bisogna potare le ortensie, sistemare le rose, concimare, mettere a dimora i bulbi dei tulipani e dei gladioli. Già. È quello che dovrei fare anch'io nel mio giardinetto. Quando arriva settembre mia moglie non fa che ricordarmelo. Il commissario è un botanico appassionato. Desiderava visitare il giardino e il parco. Allora, buona passeggiata. Allora, commissario, che cosa ne pensa? Quella di stanotte non è stata illusione ottica. No. Nessuna illusione. E le dirò che secondo me il visitatore notturno è una persona che conosciamo benissimo. Ah, e chi sarebbe? Si tratta di un uomo piuttosto alto, con un soprabito scuro e un cappello nero. Mio suocero. Proprio lui. Mi domando cosa ci viene a fare di notte nel parco. Ma forse ci viene per nostalgia. E qui ha vissuto per 20 anni. A meno che non sia attratto da qualche altra ragione. In questi 3 anni, dopo la scomparsa della signora Giulia, ne ha avuto del tempo per passeggiare nel parco. Sì, se ci ritorna, una ragione ci deve essere. Ma qui impronte di scarpe non se ne vedono. No. Il cancello non è stato aperto, altrimenti avrebbe lasciato una traccia semicircolare sul terreno. Guardi, commissario. Sa che non mi ero mai accorto di questa porticina di legno. No, da qui non può essere passato. Il portoncino è bloccato da quel paletto incastrato tra i due pilastri. Insomma, o il visitatore ha scavalcato il cancello, oppure ha scavalcato, ma in qualche punto, il muro di cinta. Il cancello lo escluderei, è troppo alto e pericoloso. E si è scavalcato il muro di cinta. Allora il nostro uomo è dovuto passare da una delle due ville confinanti. Ecco, commissario, questa è la vecchia rimessa delle carrozze. È inutilizzata da molto tempo. Già, e l'erba ci cresce indisturbata. Potrei farne un garage per la mia auto. Ah, bastano poche modifiche. Una sala cinesca al posto di questo vecchio portone. La solidificazione del viale d'ingresso e del cortile con della ghiaia. Sono convinto che
sotto quest'erba c'è ancora il vecchio selciato. Ma che diavolo sta scavando, ingegnere? Come pensavo, sotto il manto erboso c'è ancora il vecchio selciato. Basterà scoprirlo e da questa rimessa ricaverò un bel garage. Non è una buona idea, commissario. Ottima. Vedo che ci sa fare con il piccone, ingegnere. Sì? Commissario? Sì? Ci sta di là l'ingegner Fumagalli in compagnia di Demetrio Foletti. Ah, sì, lo so, falli passare, Pulito. Lo sapete? Sì, sì. Prego, ingegnere, prego. Grazie. Scusi il disturbo. Prego, accomodatevi. Ecco, però mi è parso doveroso condurre da lei il signor Demetrio. Sembra che nelle notti scorse abbia visto qualcuno introdursi nel parco. Ah, davvero? Allora mi racconti, signor Foletti. Qualche giorno fa, nel parco davanti alla rimessa, ho notato delle zolle rimosse e un piccone appoggiato lì vicino. Ah, ma guarda. Ho pensato a qualche intrusione nel parco. Così per due notti, a ore diverse, ho fatto un giro di ispezione. La prima sera ho visto un uomo aggirarsi nei pressi della vecchia rimessa. Non ho avuto il coraggio di affrontarlo da solo e così mi sono portato dietro la serra e mi sono nascosto dietro il tronco della grande magnolia. L'uomo è entrato nella serra e ogni tanto accendevo una torcia elettrica. C'è stato dentro un buon quarto d'ora, poi si è di nuovo diretto verso la rimessa. La seconda sera ho visto l'ombra vicino al cancello, era girata verso l'esterno, come se aspettasse qualcuno. Ho avuto paura e così mi sono ritirato. Ha fatto bene a informarci, signor Foletti. Anche l'ingegner Fumagalli si è accorto che qualcuno passeggia di notte per il parco. Appunto. Ma stia tranquillo. Una notte o l'altra lo agguantiamo, questo personaggio. Non vorrei fare un'insinuazione, signor commissario, ma ho un dubbio. Crede di aver riconosciuto il misterioso visitatore? Credo. Signor Demetrio, per adesso si tenga i suoi dubbi. Ma mi raccomando, non ne parli con nessuno, nemmeno con sua moglie, d'accordo? Nessuno. Ha capito? Non si preoccupi. Bene, ora può andare, grazie. Grazie, commissario. E buona giornata. Ma allora, dottore, che ne dice? Che adesso siamo in quattro ad aver visto quell'ombra. Ho saputo che ha iniziato i lavori per il suo garage. Sì. Non si perde tempo, vero, ingegnere? Voglio finire i lavori prima che cominci l'inverno. Senta un po'. Quando è prevista la prima notte di luna piena? Tra una settimana. Bene. Appostamento nel parco tra una settimana, allora. Pulito. Commissario. Per impedire una possibile via di fuga, tu ti apposti tra il pilastro del cancello e la porticina a fianco. Ma non mi muovo da lì, commissario. Va bene. Ingegner Fumagalli. Sì. Io e lei ci nascondiamo dietro la grande magnolia di fianco alla rimessa. Va bene. Mancano pochi minuti a mezzanotte. È a quest'ora che il visitatore misterioso si introduce nel parco. Ha sentito? Ah, sì. Sembrava che venisse dal muro di cinta. Ecco da dove entra. Dalla villa Sormani. Viene verso di noi. Adesso è vicino alla rimessa. Ecco, ecco, si è fermato. È entrato. Lo blocchiamo là dentro. No. Aspettiamo che esca. Thank you.
quello è un povero diavolo che viene a dormire nella rimessa. Dobbiamo snidarlo, provocarlo. Ingegnere? Sì. Attraversi lo spiazzo fino al margine opposto. Poi ritorni qui facendo lo stesso percorso. Chissà che non ci riesca di stanarlo. Vado, dottore. Via là! Pulito! Da questa parte, verso il muro! È ferito, ingegnere? No, no, no. Mi sono buttato a terra quando ho sentito i colpi di pistola. Chi ha sparato? Ho sentito qualcuno che correva verso il muro di cinta. Ho cercato di inseguirlo, ma è stato più veloce di me. È sparito. Carlo! Carlo! Cos'è successo? Ho sentito degli spari. No, 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 niente, niente, Emilia. Sto bene, sto bene. Però adesso è meglio che rientri in casa. Cos'è successo, commissario? Era buio qui sotto gli alberi. Ma ho visto il nostro misterioso visitatore uscire di corsa dalla rimessa e avventarsi su suo marito, oh mio Dio, brandendo un grosso bastone sopra la sua testa. E così ho sparato in aria per spaventarlo. E infatti è fuggito da quella parte, in direzione del muro di cinta della villa Sormani. Ora è meglio che rientriate in casa, qui non c'è più niente da fare. Sì. Pulito, accompagna i signori Fumagalli. Io devo andare a fare una visita. Agli ordini. Ah, è lei, commissario Chancalepre. Prego, si accomodi. Mi scusi per non averla avvertita, avvocato. Si figuri. Sono venuto a quest'ora di notte, un po' indiscretamente, per togliermi uno scrupolo. No, ma la prego, io dormo così poco. Si accomodi. Grazie. Mi è stato riferito che ogni tanto, di notte, qualcuno si introduce nella villa di sua figlia. Siccome non si tratta di ladri, ho pensato che poteva essere lei il visitatore. Io? Caro dottore, io capisco i suoi scrupoli e i suoi sospetti. Mi rendo conto che lei ha dovuto andare più in là di quanto era richiesto dalla mia prima querela per abbandono del tetto coniugale. La scomparsa di mia moglie interessa oltre che me, la polizia, la giustizia e l'opinione pubblica. Sì. Sì, sono passati 3 anni. È giusto domandarsi come mai mia moglie non abbia mai dato segni di vita. Anch'io ho pensato tutto quello che lei ha supposto, benché da un altro punto di vista, e potendo escludere tranquillamente me stesso dalla lista dei probabili assassini, se assassinio vi fu. E quindi capisco benissimo questa sua visita a luna di notte. La ringrazio per la comprensione, avvocato. Si immagini. Vedo che ha la mia stessa passione. Anche lei raccoglie bastoni da passeggio. Sì. Questo è un esemplare piuttosto raro. Più che un bastone, però, sembra una mazza. Lo porto quando esco di sera. Era di mio padre. Bastone di cerasa e pomo di cervo. Corno di cervo. Buonanotte, commissario. Buonanotte, avvocato. La signora va Esengrini. Posso rileggere? Sì, pulito. Al presente verbale si farà seguito con le ulteriori indagini in corso per addivenire all'identificazione dell'ignoto introdottosi reiteratamente nella proprietà della signora Esengrini Emilia. Perfetto. Pulito, aggiungi le solite formalità e batti le entrecopie. Come già fatto, commissario. Commissario. Ingegner Fumagalli. La signora Giulia. Sì. Trovata. Trovata, è lei. Ci sono anche le valigie.
Signor procuratore! Sì? Sono arrivato in fondo alla cisterna. Ah, riesce a vedere qualcosa, commissario? Poco con questa torcia. Calatemene una più potente. Vuole una torcia più potente? Ecco, ecco. Commissario, gliela leghiamo alla corda. Va bene. Sembra di stare in una fungaia qua sotto. C'è pochissima acqua, sino 5 centimetri. Ecco, ora con questa lampada vedo meglio. Va bene. Sì, lo vedo chiaramente, signor procuratore. Mio Dio, sembra mummificato. E lei, non c'è dubbio. Sì, questo volto consumato è proprio quello della signora Giulia. Come è avvenuto il ritrovamento, ingegner Fumagalli? Mi hanno avvisato i muratori. Stavano scoprendo il vecchio selciato davanti alla rimessa, quando hanno trovato il tombino della vecchia cisterna per l'acqua piovana. E quando l'ho fatto sollevare, ci ha colpito subito un odore intenso di funghi, di strame, come di sottobosco umido, ma marcio. Poi ho guardato di sotto e ho visto chiaramente una grossa valigia. La cosa mi ha insospettito, così ho mandato a prendere una torcia elettrica e mi sono calato. E poco più in là mi è apparsa una forma umana. Sono avvicinato e ho riconosciuto il volto della signora Giulia. Dio mio, non mi pareva possibile così dopo 3 anni. Ingegnere, forse è meglio che lei salga in casa dalla signora Emilia. Tra poco porteranno fuori il corpo. È meglio che non si trovi di fronte a quella scena. Per il riconoscimento stanno portando qui l'avvocato e Zengrini. Sì, sì, ha ragione, commissario. E poi, francamente, non ho nessuna voglia di incontrare mio suocero. Commissario? Sì? La stanno portando su. Mi raccomando, fotografate tutto, Mio Dio. Il tempo ha fatto il suo lavoro. Era una donna così bella. Guardi il viso. È quasi trasparente. I suoi bei capelli però sono rimasti intatti. Strano come in tutto questo tempo il corpo praticamente non si sia decomposto. Forse il clima della cisterna, quasi priva d'aria ed acqua, mi ha impedito la putrefazione. Comunque io ho fatto un primo esame delle 2 valigie recuperate. E in quella più grande c'è della biancheria, stipata, rinfusa. E nella più piccola 2 borsette, una vuota e l'altra con il necessario per il trucco e alcuni oggetti personali. Nient'altro. Io le ricordo perfettamente che negli atti dell'inchiesta c'era anche un inventario molto preciso dei gioielli che la signora aveva portato con sé, secondo il marito. Dove possono essere spariti? Non ne ho idea, non è stato trovato alcun gioiello, commissario, né nelle valigie né sul fondo della cisterna. Commissario, sì. Ho portato l'avvocato Zengrini. L'abbiamo fermato davanti alla pretura di Luino. E l'hai preparato? Sì, io gli ho detto del ritrovamento, che qui l'aspettava anche il signor procuratore. E lui come l'ha presa? Sa, l'avvocato è un tipo freddo, è difficile da capire. Ma io credo che sia pronto a tutto. Avvocato Zengrini, purtroppo dobbiamo procedere all'identificazione, venga. Il procuratore raccoglierà la sua testimonianza. Da questa parte, avvocato. Agente, sollevi il lenzuolo. La riconosce? È sua moglie? Sì, è lei. Avvocato, io mi sono consultato con i colleghi della procura. Sono informati di tutto e sono per il fermo provvisorio. È un semplice fermo di polizia, signor procuratore? Per adesso sì. Non so cosa dirle. Si difenderà.
dottor Shankalepre è incaricato di accompagnarla alle carceri. Commissario, usciamo pure dal cancello laterale, così eviteremo i curiosi. La ringrazio per l'attenzione, signor procuratore. Si immagina. Pulito. Comandi. Occupatene tu. La salma della signora deve essere portata all'obitorio per l'autopsia. Falla uscire anche lei dal cancello laterale. Certo. Niente confusione, È il suo ultimo viaggio. Sì, sì, commissario. Non si preoccupi. Ho messo un piantone all'uscita. Dottore. Lo sa che oggi è giovedì? Sì, Pulito. L'ultimo giovedì della signora Giulia. Contestategli i delitti di cui all'ordine di cattura. Punto A. Omicidio in persona di Zaccagni Lamberti Giulia. Punto B. Tentato omicidio in persona di Carlo Fumagalli, virgola. L'imputato risponde. Detti pure lei, avvocato Esengrini. Grazie, signor procuratore. Nego di avere commesso il delitto che mi viene contestato al capo A. Ma di avervi partecipato in alcun modo o di avere determinato altri a commetterlo. Nego di avere commesso il delitto a capo B. Ma un momento, avvocato, come nega? Nego. Ma io ho delle domande da farle. Me le faccia. Avvocato, come spiega che il cadavere di sua moglie era nella sua villa da 3 anni? Non spiego nulla. Non tocca a me spiegare. Tocca a lei dimostrare che ho ucciso mia moglie e che era mia l'ombra armata di bastone che ha tentato di colpire l'ingegner Fumagalli. Fatto di cui solo ora vengo a conoscenza. Per intanto posso solo dirle che sono innocente. E piuttosto, signor procuratore, ho da avanzare alcune istanze. Ah, è un suo diritto, ma lo potrà fare l'avvocato che nominerà a sua difesa. Sarò io il mio avvocato. Ah. Ora, nella prima istanza avanzo richiesta di confronto con Luciano Barsanti, l'amante di mia moglie. Nella seconda le chiedo di far cercare nel mio studio la pratica Molinari Sirce. Nel fascicolo troverà una busta gialla. Quando l'aprirà troverà una prova decisiva, dottore. La lettera che il Barsanti ha ricevuto da me. E un'altra che le spiegherà come sono venuto in possesso della prima. Ma io non capisco dove vuole arrivare con queste mosse. Lo capirà in seguito, signor procuratore. Nella terza istanza chiedo il sequestro della mia agenda dell'anno 1955, conservata nell'archivio del mio studio. La quarta istanza, infine, con la richiesta di acquisire al fascicolo il processo contro Marchionato Alfredo, archiviato in pretura con il numero 468/62, dove c'è una mia domanda di libertà provvisoria. L'ho stesa io stesso. E vorrei che fosse acquisita agli atti. Sì, sì, lo farò, avvocato, anche se le confesso che non ne capisco l'utilità. Un'ultima richiesta, signor procuratore. Le chiedo di far sigillare il mio studio e di farlo sorvegliare da un agente giorno e notte. Giovedì della signora Giulia di Piero Chiara.
Adattamento radiofonico e regia di Alberto e Gianni Buscaglia. Dodicesima puntata. Signor Barsanti, ricorda quando ricevette la lettera firmata dall'avvocato Esengrini? Credo di ricordare. No, lei deve ricordare esattamente. La mia vita dipende dalla sua testimonianza. Si cerchi di essere preciso, signor Barsanti, ma lei, avvocato, non interrompa continuamente. Insomma, le domande qui le faccio io, se non le dispiace. Prosegua, Barsanti. Posso? Allora, con Giulia, mi scusi, la signora Esengrini, mi vedevo il giovedì. E quella lettera l'ho ricevuta, il lunedì, sì, il lunedì, 3 giorni prima. E non si ricorda dove l'ha messa quella lettera? No, l'avrò stracciata, distrutta, sa. E comunque non me la sono di certo portata a Roma quando mi sono trasferito. Mi scusi, signor procuratore, è per una precisazione. Prego, avvocato. Lei, signor Barsanti, è partito per Roma subito dopo aver ricevuto, diciamo così, la mia lettera? Sì. Sì, 4 o 5 giorni dopo, non di più. E ha venduto tutti i mobili della casa di Viale Premuta? Ma sì, certo. Mi sarebbe costato di più fare un trasloco. A chi ha venduto i mobili? Ma a un negoziante di via Fiorichiari, uno che vende roba usata. Dunque lei subito dopo è partito per Roma senza avvisare la signora Esengrini? No, le ho scritto prima di partire, ma per dirle che il mio lavoro mi portava lontano. Non ho avuto il coraggio di dirle della lettera del marito e che era meglio finirla. Le aveva scritto altre lettere in precedenza? Sì, qualcuna. Una quando trovai l'appartamento di Viale Premuta e poi qualche altra volta per rispondere alle sue. Sa, era una donna così sentimentale. Ci teneva. Era una donna che lei non meritava. Povera Giulia. Capisce, commissario, nell'ultimo interrogatorio l'avvocato Esengrini mi ha raccomandato il più assoluto segreto sull'istruttoria. Vada avanti da solo nelle indagini. Siamo a un punto cruciale, così mi ha detto. Una mezza parola e la prova decisiva salterebbe. Ma poi a capire quale sarebbe questa prova decisiva. Forse voleva suggerirle di non parlarne neppure con me, dottore. D'altronde, se si sente così in pericolo, l'avvocato Esengrini probabilmente conosce il nome dell'assassino di sua moglie. E se è così preoccupato, vuol dire che il colpevole non si trova così lontano. E già, è proprio quello che sostiene lui. Anzi, afferma che il colpevole deve convincersi che ormai lui, l'avvocato, è spacciato. Da quanto se ne può dedurre, l'assassino dipinto da Esengrini è un tipo molto scaltro. Uno che conosce alla perfezione tutte le mosse che l'avvocato compie per la sua linea difensiva. Già. E poi un'altra cosa che francamente mi ha sconcertato è stata la confessione di aver trovato il cadavere della moglie prima di tutti. 5 mesi or sono. Riservo a lei questa primizia, mi ha detto, con quella sua aria un po' sinistra. Già. Sì, questa confessione a scoppio ritardato è veramente sconcertante. Anche se spiega in qualche modo le sue paure e il suo comportamento quando ha dovuto abbandonare la casa. Perché, uscendo dalla vecchia villa, lasciava al suo nemico lo spazio e il tempo per costruire prove contro di lui. Ma nonostante i suoi timori,
il nome di questo assassino non ce lo vuol dire. Infatti, questa condotta difensiva è esasperante, intralcia il lavoro investigativo. Beh, comunque qualche risultato lo abbiamo ottenuto, Sì. Seguendo le indicazioni dell'avvocato sono saltati fuori due documenti importantissimi. Il primo è la famosa lettera che Zengrini avrebbe scritto a Luciano Barsanti dopo aver saputo della relazione con la moglie. E dove è stata trovata? Nello studio dell'avvocato Zengrini, ben nascosta in un faldone processuale. Nello studio di Zengrini? Sì. Ma che giro ha fatto quella lettera? È stato un caso davvero fortuito. Dunque, la lettera era stata dimenticata dal Barsanti nel fondo di un cassetto. I mobili venduti a un rigattiere di via Fiorichiari erano finiti all'asta per il fallimento dello stesso e la lettera era giunta nelle mani dell'avvocato Panelli, della parte querelante, che con delicatezza di collega l'ha rinviata al mittente. Lega, ho qui la lettera accompagnatoria del Panelli, eccola qui. Milano, 20 maggio 1957. Egregio collega, nel corso di una procedura esecutiva, procedendosi alla vendita di effetti precedentemente pignorati, è stata rinvenuta nel cassetto di uno dei mobili subastati l'unita lettera recante la sua intestazione. Ecco. Trattandosi di un documento che non riguarda né l'esecutato né il precedente mio cliente, ho pensato che la miglior cosa era rimetterlo a lei, onde evitare che fatti di natura privata, eccetera. È incredibile. È incredibile come un documento così importante, che pensavamo ormai perduto, si è potuto rispuntare dal nulla. Infatti. E mi chiedo anche quale interesse abbia l'avvocato Zengrini a produrlo a propria difesa. E già, perché ha sempre negato di avere scritto quella lettera. A meno che non cerchi di stringere una morsa attorno al Barsanti, l'amante della moglie. Forse per saperne di più dobbiamo attendere la prossima mossa dell'avvocato Zengrini. Ma a proposito di corrispondenza, domani torno a Milano, nella casa di Viale Premuda, sa, quella abitata a suo tempo dal Barsanti. E chissà che non abbia ricevuto qualche lettera dopo essere partito per Roma. Magari la portinaia ha conservato la sua corrispondenza. Ma al punto in cui siamo, qualsiasi pista è buona. La segua, commissario. Ha bisogno? Buongiorno, signora. Sono il commissario di polizia Sciancalepre. Si ricorda di me? Ah, sì, signor commissario, sì. Mi pare che 3 anni fa lei era venuto qui a cercare l'inquilino del secondo piano, quel giovane che riceveva tante donne. Sì, ero io. Se non ricordo male, quell'inquilino se n'era andato a Roma senza lasciare l'indirizzo. Ah, sì, infatti, proprio così, sì. E per caso ha più ricevuto corrispondenza qui? Non vorrei mica che io mi ricordi di tutti, Però ho un pacco di lettere di inquilini andati via e che non sono più venuti a ritirare la corrispondenza. E magari è roba arrivata dopo qualche anno dalla loro partenza. E possiamo vedere? Volentieri. Entri pure, signor commissario, entri. Ecco, sono là in un cassetto. Ecco, è un bel pacco, ci guardi lei, io ci vedo così poco. Allora, Rubini, Urbinati, Rossini, Pedrazzoli, ecco, egregio ragionier Luciano Barsanti. Oh, ecco! È lui, sì. E la calligrafia è quella della signora Giulia. Adesso, cara signora, io stendo un verbale che lei mi deve firmare. Così posso portare via la lettera. Come vuole, commissario. Se la porti pure via, una di meno, non le pare. Mio caro Luciano, forse oggi mi aspetterai inutilmente. Proprio ora che parti, le cose si complicano. Fin dai primi tempi del nostro amore, qualcuno ha saputo. E oggi ciò che ho sempre temuto mi raggiungerà. Lascerò che tutto si scopra, affronterò le conseguenze. Se mio marito mi caccerà, sarà in fondo una liberazione. Non temere di nulla,
non farò mai il tuo nome e nessuno saprà mai quanto io sia stata felice con te. Se un giorno sarò libera, verrò a cercarti. Andrò in Toscana da tua sorella che mi dirà dove sei. È il solo sogno che mi resta. La tua, Giulia. Povera signora. Povera signora, ma è magnifico. Commissario, ora sono sicuro dell'innocenza dell'avvocato Esengrini. Andiamo dall'assassino. Ma quale assassino, signor procuratore? Ha ragione, mi scusi. Lei non è al corrente delle ultime dichiarazioni dell'avvocato e dell'esito della sua ultima istanza. Ecco qui. Venga, venga, si legga tutto il fascicolo mentre io vado a fare qualche telefonata. Poi andremo a Maccagno e per la strada lei mi dirà chi è l'assassino della signora Esengrini. Credo che ci troveremo d'accordo. E così Esengrini mi ha chiesto di fare un esperimento. Prendere la sua presunta lettera inviata all'amante della moglie e sovrapporla a un'altra lettera, una richiesta di libertà provvisoria per un suo assistito. Appoggiarle al vetro di una finestra e far combaciare le due firme. E l'esperimento è riuscito? Perfettamente. Le due firme dell'avvocato Esengrini si coprivano in una eclissi quasi perfetta. Solo i puntini delle due I non combaciavano. Dunque, la firma della lettera inviata al Barsanti è stata ricalcata da qualcuno per trasparenza. Proprio così. E per Esengrini questa è la chiave del mistero. La lettera è stata scritta dall'assassino. La firma ricalcata è la firma dell'assassino. Ed è stata fatta il sabato precedente la morte della signora Esengrini. Già. E chi poteva avere il tempo per compiere l'operazione? Qualcuno che si trovava nello studio dell'avvocato. Mentre sulla scrivania dell'avvocato vagava quella domanda di libertà provvisoria già firmata. Forse stiamo pensando entrambi alla stessa persona, vero dottore? Forse. Ma aspettiamo, aspettiamo a pronunciarne il nome. Non vorrei che quel diavolo di avvocato ci trascinasse in un suo gioco diabolico. Si accomodi, avvocato. Grazie. Ah, commissario, è quasi un mese che non ci vediamo. Il signor procuratore mi ha messo un po' in disparte. No, 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 no. Il dottor Shankalepre piuttosto non ha dormito e stamattina mi ha portato una nuova chiave del mistero. Guardi, avvocato, questa è l'ultima lettera di sua moglie a Luciano Barsanti. Questo Barsanti, per mia grande fortuna, è sempre stato un pessimo custode della sua corrispondenza. Ma si vede che c'è una mano, oltre alla mia testa, che ragiona. Dopo questa lettera, il ritrovamento dei gioielli non è più così importante. Ora, avvocato, avanzerei anch'io un'istanza. Sentire la sua dattilografa e Demetrio Foletti per accertare chi c'era nel suo studio quel sabato mattina quando partì la lettera con la sua firma falsificata. Ah, è buona, l'istanza è buona. Ma forse potrebbe risultare inutile. Proviamo invece a ricostruire il delitto supponendo che l'avesse compiuto, per esempio, Demetrio Foletti. Solo per controllare una possibile tesi. Ah, potrebbe essere una tesi plausibile, vero, commissario? Lo penso anch'io. Sì, ascoltiamo. Dunque, mia moglie, affetta purtroppo da bovarismo acuto e desiderosa di emozioni, andando a Milano per visitare la figlia in collegio, aveva fatto l'incontro fatale, Luciano Barsanti. Tra loro, come sappiamo, vi è stato uno scambio epistolare. Mia moglie aveva avuto la bella pensata di ricevere le lettere attraverso il canale della Teresa Foletti, con l'ingenua trovata delle buste scritte da lei per far credere che provenissero dalla figlia. La Teresa poteva cascarci, ma non suo marito, il Demetrio Foletti, che aprì le lettere e scoprì l'esistenza del nido d'amore di Viale Premuda a Milano.
Così non deve aver tardato molto a mettere in opera il suo ricatto. Avrà pensato, nella sua testa di giardiniere, che le donne, come i fiori, concedono il loro profumo tanto a chi li coltiva quanto a chi se li mette in salotto. Bastava allungare la mano su quel fiore, usare se necessario la mano forte e avrebbe avuto la sua parte di profumo. Possiamo immaginare le richieste e le ripulse. La povera Giulia pagava a caro prezzo la sua evasione. Ma Demetrio a un certo punto deve essersi ingelosito come un marito vero, anzi, di più. E fu a quel punto che escogitò lo stratagemma della lettera spedita dal marito che sapeva tutto. Esatto. Il sistema del ricalco Demetrio l'aveva già usato, d'accordo con me, quando in mia assenza era necessaria qualche firma di poca importanza. Insomma, la cosiddetta mia lettera doveva avere come effetto di far cessare la relazione. Ma il Folletti non sapeva che quell'amore stava già per finire e che il Barsanti era già sazio di quel profumo al quale lui anelava sempre più morbosamente. Ma la passione non ragiona e Demetrio dobbiamo immaginarcelo travolto e accecato dalla passione e anche da un desiderio di rivalsa. Demetrio è un accanito ragionatore. Qualche volta, come mio aiutante nello studio, è arrivato addirittura a suggerirmi delle tesi difensive che dovevo scartare solo perché erano troppo sottili. Troppe qualità per un commesso giardiniere. Poi non dobbiamo dimenticare che la moglie, la Teresa, ha quasi 10 anni più di lui. Torniamo alle lettere. Il sabato Demetrio spedisce la lettera al Barsanti. E cosa sperava? Che quello rispondesse? Ah, certo! Ma quando vide che non arrivava alcuna risposta, pensò che il Barsanti avesse sottovalutato l'avvertimento. E quindi bisognava premere sulla signora Giulia, facendole paura, minacciandola, ingiungendole di non andare più a Milano. Quel giovedì Demetrio deve aver perso la testa. È entrato in casa quando la Teresa se n'era già andata. Deve aver spinto mia moglie in fondo al corridoio. Lei avrà gridato. E lui l'ha fatta tacere per sempre. Va bene, ma poi ha dovuto far scomparire il cadavere gettandolo nella cisterna. Come ha potuto farlo senza essere notato da qualcuno? In casa a quell'ora non c'era nessuno. Io ero a Luino in pretura, la Teresa in casa sua. Demetrio ha avuto tutto il tempo per tornare in casa, prendere le valigie per simulare la fuga, senza dimenticare i gioielli. È una moglie che fugge e si porta sempre dietro i suoi gioielli. Ah, i gioielli. In effetti non sono mai stati ritrovati. Ma perché Demetrio non li ha seppelliti con le valigie? Forse perché non voleva perderli. Un giorno, tra 10-15 anni, avrebbe cercato di venderli. Ma potevano anche servire per accusarmi. Bastava farli trovare nel mio studio. Però quando si è accorto che io li cercavo insistentemente durante le mie visite notturne nel parco, è stato costretto a rimuoverli da dove li aveva nascosti, sotto un grosso vaso nella serra. Quando poi ha saputo che mio genero voleva trasformare la vecchia rimessa in garage, ha capito che la tomba di mia moglie sarebbe stata scoperta. L'ho capito anch'io e mi sono preparato a vivere giorni difficili. Poi deve essere venuto a sapere che mio genero voleva sorprendere il visitatore notturno. Così, proprio davanti a me, l'ingegner Fumagalli gli disse che aveva intenzione di catturare il visitatore. Forse Demetrio pensava che suo genero avesse intenzione di agire da solo. Perciò decise di sorprenderlo nel parco senza far rumore. Quando l'avessero trovato col cranio fracassato, chi avrebbero potuto accusare se non me? Ah, certo. Certo, anche perché Demetrio aveva precisato sia al commissario qui presente che al Fumagalli di aver visto la sua ombra, avvocato, ispezionare la serra con una torcia elettrica. E aveva calcolato bene. Apparentemente ero solo io ad avere una valida ragione per assassinare mia moglie. Io credo che ci siano elementi sufficienti per un arresto del Folletti. Cosa ne pensa, commissario? Dottore, mi lasci studiare un piano per arrestarlo. Prima di passare alla fase operativa, glielo sottoporrò. Buongiorno, Pulito. Buongiorno, commissario. Oh,
Non è che per caso hai preparato il caffè? Come no? È già pronto. Ah. No, sa, ho pensato che la mattinata sarà un po' impegnativa e quindi... A proposito, hai fatto tutto quello che ti ho detto? Come no, commissario. Beh. Allora, Demetrio Foletti è già nel suo ufficio. Là, e aspetta. Sono andato personalmente ad avvisarlo. Ecco il caffè. Grazie. Prego. L'ingegnere Fumagalli e la signora Emilia sono partiti ieri sera. Si fermeranno qualche settimana in Svizzera, a Beateberg, il posto dove sono stati in luna di miele, insomma. Così evitano giornalisti, fotografi. Ah, e come da suo suggerimento hanno lasciato le chiavi di casa al giardiniere e una copia l'hanno consegnata a me. Bravo Pulito. Grazie. Ogni pedina è al suo posto. Buono questo caffè. Beh, non facciamo aspettare il Foletti. Buongiorno, Demetrio. Commissario. Comodo, comodo. Allora, signor Foletti, siamo alla stretta finale e lei ci deve dare una mano. Sono qui per questo. L'avvocato Esengrini nega ostinatamente, ma tutte le prove sono contro di lui. Certo. Ora però è necessario trovare la prova inconfutabile, i gioielli. Sì. Il nuovo appartamento e lo studio dell'avvocato sono stati perquisiti accuratamente, ma non è stato trovato nulla. Nulla, sì. A questo punto dobbiamo pensare che i gioielli si trovino ancora nell'ala disabitata della vecchia villa, quella dove vivevano gli Esengrini. E siccome lei quella casa la conosce meglio di tutti, ci deve aiutare. Sono a disposizione, commissario. Quando crede di fare la perquisizione? Oggi stesso, nel pomeriggio. Diciamo alle 14 in punto. D'accordo, commissario. Alle 2 sarò lì puntuale con le chiavi del vecchio appartamento. Bene, la ringrazio. La ringrazio per la collaborazione, Demetrio. Alle 14, allora. A più tardi, commissario. Agente. Buona giornata. E speriamo che abbia boccato. Pulito, io e te corriamo subito in quella casa passando dal parco. Se Demetrio vuol farci trovare i gioielli nel pomeriggio, tra poco li porterà lì. Dobbiamo sbrigarci. Demetrio, entrando, deve passare per forza da questo corridoio. Tu, Pulito, ti infili in quell'armadio a muro. Oh. Io mi sistemo in questo di fronte. Ma commissario, lo sa che io soffro di claustrofobia. Ma perché sti fa sti scherzi? Io non so. No, non fare storie, Pulito. Tanto ci staremo poco qui dentro. Avanti, muoviamoci. Prendiamo posizione. Ci si stacca. Ora silenzio, capito? Mi possa almeno respirare, commissario. E lui non ha perso tempo. Faccia al muro, Foletti. Le braccia ben aperte. Stai fermo. Ecco, così, da bravo. Pulito, perquisiscilo. Sì. Fermo, non ti faccio il solletico, ma se non stai fermo, sì, te lo fa il commissario con la sua pistola. Sì, sì, sì. Allora, cominciamo. La giacca. Forza. Portafoglio. Pacchetto di sigarette americane, eh? Accendino zippo. Coltellino svizzero, ecco. Vediamo qua nelle tasche dei pantaloni, no, una fazzoletta. E questo che è questo? Così. Questo sacchetto forse è quello che cercavamo, commissario. Sì. Sì, sì, sì. Sono proprio loro. Belli lucenti. Li ha conservati bene il nostro giardiniere tuttofare. Io adesso mi fai vedere il posto preciso dove l'hai ammazzata. Non è vero, commissario, io non l'ho ucciso, non l'ho ucciso. Piantala! Adesso andiamo al commissariato e là ci racconterai tutto in presenza del procuratore. Assassino! Abbiamo trovato la lettera dove hai ricalcato la firma dell'avvocato e un'altra lettera della signora Giulia a Luciano Barsanti che ti accusa. Dove l'hai uccisa? Signor commissario, signor procuratore, io sono innocente, io non ho ucciso nessuno. L'assassino è lui, l'avvocato Esengrini. Dimostralo allora. Signor Foletti, ci dica in base a quali elementi può accusare l'avvocato Esengrini di avere ucciso sua moglie. Signor procuratore, me ne sono reso conto pochi giorni dopo la scomparsa della signora,
quando ho scoperto l'avvocato ispezionare il terreno davanti alla vecchia rimessa. Mi sono ricordato che sotto il manto erboso c'era una cisterna. Così un giorno che l'avvocato era a Milano, sono tornato alla cisterna, ho sollevato il coperchio e ho guardato dentro. E ho visto tutto. Ma perché non è venuto subito qui a riferire al commissario? Perché temevo di essere accusato dell'assassinio. Sa, signor procuratore, la signora mi piaceva e più di una volta le avevo fatto capire di essere un uomo anch'io. Insomma, poteva aver detto al suo amante di Milano che la insidiavo. Forse non sapete che la signora aveva un amante. Ma guarda, e lei invece come le sa queste cose? Le ho sapute perché la signora si faceva scrivere all'indirizzo di casa mia. Per curiosità ho aperto qualche lettera. Secondo lei l'avvocato Esengrini come aveva saputo del Barsanti? Beh, io questo non lo so. Certo ne sapeva più di me se l'ha ammazzata in quel modo. Veniamo ai gioielli. Io non sapevo che fossero scomparsi. Me ne sono accorto un anno dopo, per caso, facendo dei lavori nella serra. Se l'avvocato li aveva nascosti lì, una ragione doveva averla. Le dirò, signor procuratore, che un giorno l'avvocato mi sorprese a parlare in un certo modo con la signora Giulia, ma aveva fatto finta di niente. Ecco, io credo che non si fosse sbarazzato apposta dei gioielli per costruire le prove contro di me e accusarmi dell'assassinio. E la lettera al Barsanti? Non l'ha scritta lei, ricalcando la firma dell'avvocato? Abbiamo la lettera e anche il documento dal quale ha riportato la firma. Foletti, queste sono prove. Le conviene dire la verità? Ma io non ho scritto niente! Quella lettera l'avrà scritta l'avvocato! Ma non le dice nulla il fatto che abbia conservato così bene quelle lettere, quelle carte? Non le sembra, commissario, che lo abbia fatto con un unico scopo? Preparare le prove contro di me. Quindi lei i gioielli li teneva nascosti per difendersi, per ribaltare sull'avvocato l'accusa di assassinio. È proprio così, signor procuratore. Sicuro come sono che l'avvocato abbia commesso l'omicidio, mi è parso doveroso collaborare con la giustizia nella ricostruzione delle prove contro di lui. Lo stato quo, come si dice. Lo stato quo. Ad ogni buon conto lei è in arresto, signor Foletti Demetrio. E chiedo un confronto, signor procuratore, con l'altro accusato, l'avvocato Esengrini. Signor procuratore? Ah, buongiorno, avvocato, prego, si accomodi. Salve, Demetrio. Buongiorno, signor avvocato. Allora, procediamo. Avvocato Esengrini, lei conferma tutto quanto ha affermato nelle sue precedenti deposizioni? Dalla prima all'ultima parola. Dunque, lei indica quale responsabile dell'assassinio di sua moglie il qui presente Foletti Demetrio. Foletti Demetrio è l'assassino di mia moglie. E lei, signor Foletti, conferma tutto quanto sostenuto nelle sue deposizioni? Sì, confermo tutto. Chi ritiene possa essere colpevole dell'assassinio della signora Esengrini Giulia? Il qui presente avvocato Esengrini. Bene, avvocato, ha qualche contestazione da rivolgere al signor Foletti? Demetrio, quante volte, con la mia autorizzazione e con il sistema del ricalco, ha imitato la mia firma? Infinite volte, signor avvocato. Ma non sotto la lettera al Barsanti, che non ho mai battuto a macchina. E io avrei ricalcato la mia firma quando potevo semplicemente apporla? Certo, signor avvocato. E chi altro? Solo lei aveva interesse a creare un documento col quale potermi accusare. Bravo. Ma spiegami un po'. Una volta spedita questa lettera al Barsanti, come potevo sapere di tornarne in possesso e di conservarla come prova nei tuoi confronti, visto che questa lettera è stata ritrovata a Milano per puro miracolo dentro un mobile venduto all'asta? Sarà, ma può anche darsi che lei avesse previsto che il Barsanti conservasse con cura le lettere che riceveva. E poiché il Barsanti un giorno o l'altro sarebbe stato rintracciato, lei gli avrebbe chiesto di produrre la lettera e l'avrebbe disconosciuta, come fa ora.
affermando che io l'avevo scritta e firmata col sistema del ricalco. E il gioco era fatto, senza miracolosi ritrovamenti. Ottima tesi, Demetrio. Ottima tesi, non c'è che dire. Ma è altrettanto possibile che le cose siano andate come dico io. Non crede, signor procuratore? Caro commissario, mi trovo di fronte a un grave dubbio ed è per questo che mi confido con lei che ha seguito il caso fin dall'inizio. Dottore, le consiglio di assaggiare questo gelato. Vaniglia e cioccolato sono squisiti. Pazzi, grazie, ma ho già bevuto il caffè. Dicevo, commissario, Esengrini o Foletti? L'avvocato o il giardiniere? Chi è dei due che devo rinviare a giudizio? Eh? Lei cosa mi consiglia? Li rinvio entrambi davanti alla corte d'assise? È un bel quesito. Uno dei due deve essere certamente innocente, come è altrettanto certo che uno dei due è colpevole. Ma potrebbe essere altrettanto vero che siano entrambi colpevoli. Forse quei due ci hanno fatto assistere a un abile gioco delle parti, non le sembra? Del resto lo ha ammesso lo stesso avvocato Esengrini con molta obiettività. Entrambe le tesi difensive possono essere perfettamente rovesciate. Ottimo allievo quel Foletti. A furia di frequentare lo studio e le carte dell'avvocato è diventato quasi più bravo di lui. Ah, già. Le prove dell'uno valgono quanto quelle dell'altro sulla bilancia della giustizia. E quindi non mi rimane che rinviarli a giudizio tutti e due per concorso in omicidio e tentato omicidio. Ovviamente, con un simile capo di imputazione, lei sa quale rischio corre il suo processo. Sì, commissario. Lo so. Atteso che non esistono sufficienti elementi di prova in grado di dimostrare una qualsiasi intesa fra i due imputati o in concorso tra di loro o con altri nell'esecuzione dei crimini specificati nel capo di imputazione, ovvero omicidio e occultamento di cadavere in persona di Giulia Zaccagni Lamberti in Esengrini e tentato omicidio in persona di Carlo Fumagalli, questo tribunale, in nome del popolo italiano, assolve Umberto Esengrini e Demetrio Foletti dai reati loro ascritti e ne ordina la immediata scarcerazione. Commissario, cercherebbe. Le posso offrire qualcosa? Grazie, signor procuratore. Ho già ordinato il caffè. Lei, piuttosto, cosa prende? Beh, un caffè anch'io, grazie. Un altro, per favore. E così è tutto finito. E anche alla svelta. Eh sì, sono stati buoni i profeti. Oggi stesso se ne tornano a casa. Tra poco usciranno dal tribunale e tutto tornerà come prima, come se non fosse successo nulla. Del resto, solo loro due conoscono la verità. Beh, loro e la povera signora Giulia. Credo che non ci sarà neppure l'appello, eh? Il pubblico ministero non lo ritiene necessario. A meno di nuovi fatti eccezionali, il processo non verrà più riaperto. Guardi, dove? Quel tipo là, sulla scalinata del tribunale. Non sono i nostri due. Ah, sì. Sì, sono proprio loro. L'avvocato e il giardiniere. Ha visto? Camminano uno di fianco all'altro senza guardarsi. Mi scusi, ma sono troppo curioso. Voglio vedere se vanno via assieme. Sono sempre uno a fianco dell'altro, ma secondo lei si stanno parlando? Sì, secondo me sì.
anche se continuano a non guardarsi. Ecco, ecco, si separano. Sembrano duellanti che si voltano le spalle per prendere la distanza prescritta. Uno ha preso a destra e l'altro a sinistra. Che coppia! Darei 10 anni di vita per sapere quello che si sono detti. Giovedì della signora Giulia di Piero Chiara. Personaggi ed interpreti della 15ª ed ultima puntata. Avvocato Esengrini Antonio Ballerio. Procuratore Marco Balbi. Demetrio Foletti Alberto Mancioppi. Commissario Sciancalepre Augusto Di Bono. Giudice Vittorio Quadrelli. Realizzazione tecnica e sonorizzazione Angelo Sanvido. Adattamento radiofonico e regia Alberto e Gianni Buscaglia.